Buonasera. Buonasera. Benvenuti a tutti quanti in questa nuova Board Game Live su Dice Games Italia. Iniziamo. Allora, non stiamo parlando di quanto io sono stronzo o meno, ma di quanto siamo pronti a giocare oggi. Benvenuti! È un po' bassa! Benvenuti! Adesso alzo il sistema, non è un problema. Non si vede. E io ho dovuto impostare tutto senza avere voi seduti. Quindi... Io sono arrivato in orario. Allora, come al solito qua ci sono i miei piedoni, quindi per i feticisti dei piedi siamo a posto. Sono non tutti soddisfatti. Sì, man mano che ci sarà la chat si monterà lì, con calma. Cosa c'è? Prova a toglierti le calze, vediamo un momento delle cose. Iniziamo! No? Dice che non... Aveva appena detto, ragazzi, oggi mi raccomando. Niente parole, niente cose. Scusate, però per i feticisti degli Hobbit potrei essere una grande risorsa io. E niente kink shaming. Perché sei basso. No, perché hai piedi pelosi. Ma ce li hai o non ce li hai più pelosi dei miei? Dovremmo Volevamo parlare del gioco. Benvenuti a questa nuova live di Moon Adventure. The Young Rogue Adventure. Inizia che i piedi più peloni. Che ha un tabellone libero. Che ha un tabellone libero. Esatto. Allora, adesso hanno risparmiato i soldi. Come prima cosa scegliete un personaggio tra questi due che vi do. Nel senso che li guarda entrambi. Sì, scegli quello che ti dico. Ho capito perché ho scasso te i dadi. Vado fino a tre. Ma non c'è una figura. Ah, cioè, in base a quello che dicono. E tra l'altro, alla chat la butto lì mentre le mie figlie potete leggere questa roba. Avete visto il nuovo trailer di Warhammer 40.000 nuova edizione? Fatecelo sapere. Non l'ho visto. Ma non l'ho chiesto a te, sei l'unico qui non l'ho chiesto. Allora. Ma io lo voglio dire lo stesso. Non ho idea di cosa stanno facendo. Vabbè, cioè. Quello che mi ispira di più. Se non, se non faccio l'inventore, vado fuori in casa. Questo sarà figo. Cos'è? Il chirurgo in volo. Flight Surgeon. Sì, non è la poltoio con il bisturi, cioè, va bene. Cosa vuol dire? La recluta. Io, come al solito, farò la mia scommessa. Io farò il mood maker. L'animatore. Dai che ce la facciamo, raghi. Tieni. Sarò ovviamente... Cosa si dice di questo gioco? Io prendo l'ispettore, però posso dire che mi manca un'immaginina diversa. Allora, non puoi dirlo. Nello spazio nessuno può sentirti dare del bifolco. Oh, hai ragione, Merma. Allora, questo piccolo gioiellino, che a seconda dei vostri gusti potrà essere un gioco orrendo o un gioco bellissimo. Ok. Già sta diventando strano la sigla. Penso che valga per quasi tutti perché i giochi. Perché piccolo? Tranne Monopoli. Allora, mettete tutte le vostre pedine qui, perché è il mio drone droide. Perché pensavo fosse un bimbo. No, io sono l'ingegnere. No, sembrava un alieno. E quindi ho R2 che mi aiuta. Ma allora. Ma sono di colore. Che cosa? Sì. Che cosa? Che cos'è? L'ho fatto apposta. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Per metterti alla porta. Allora, Moon Adventure è, possiamo chiamarlo, il sequel spirituale di... Deep Sea Adventure, che noi tutti conosciamo, che è un famoso gioco uscito tra l'altro anche in Italia, ma che non abbiamo mai giocato sul canale. Esatto, di questo stesso editore, che è la Oink Games. Davvero? Sì. Ma scatola, voglio la scatola, voglio il loghettino, voglio vedere il loghettino. No, tieni. Vai, grazie. Spacchettatela tu. Devi aprirla. È un gioco in cui dobbiamo... Praticamente cosa è successo? Noi siamo astronauti sulla Luna, abbiamo la nostra base, una mega tempesta magnetica ha distrutto, ha fatto esplodere cose, non è molto accurato, ma vabbè, è successo così. E quindi le varie come si chiama, riserve che avevamo di materiali, cibo, eccetera, sono state proiettate dalla nostra base all'esterno. E siccome stiamo aspettando... Siamo tutti morti! Ah no, sono il mood maker. Scusa, cos'è che io... Tutto stai facendo questo mood a tutti. Stavo guardando... Cioè, però ho spiegato tutta l'ambientazione, Sara, che cosa, vabbè, scusa, che cosa hai detto? Ci hai messo 2 minuti, non è che succede qualcosa, magari non... Siamo sulla Luna, c'è la nostra base sulla Luna, tempesta magnetica fa esplodere delle cose, le nostre risorse che ci sono per sopravvivere sono state proiettate fuori dalla base, e noi dobbiamo aspettare i soccorsi, ma chiaramente non possiamo sopravvivere se non recuperiamo delle cose nell'attesa dei soccorsi. Quindi il nostro scopo è recuperare sotto tutti questi tokenini
le risorse necessarie. Okay. Hai visto The Martian? Attenzione, è un collaborativo. The Martian sulla Luna. È un gioco cooperativo. È quello cooperativo. Cazzo, per fortuna che non c'è Ander. Ah, è cooperativo. Per fortuna che non c'è Ander. Avremmo perso. Avremmo sicuramente perso. A silenzio! Vado avanti a spiegare. Che vedo che è incastro con sotto questi, praticamente, quindi noi dovremmo scegliere quali token tra questi prendere e riportarli alla base. L'obiettivo di missione si imbrizzica, però Sara, sei molesta, sei molto molesta, rimetti, ne stanno due alla volta, però. L'obiettivo di missione, come si può far vedere dal retro, Luca, fai vedere dal retro. Yep. Dipende dal numero di giocatori. Noi siamo in 5 giocatori, quindi dobbiamo recuperare un totale di risorse, 7 se vogliamo fare beginner, esperti 9. Facciamo 7. Non hai fiducia in questa squadra? No, non ho fiducia in questa squadra. Just do it! Ma comunque, Caterina? Io no, grazie. Okay. Grazie. Ma non è così semplice, perché sotto questi token ci sono due tipi di risorse. Quelle verdi e quelle rosse, ovvero quelle che si sono conservate bene e quelle che si sono danneggiate. Noi finché non le porteremo alla base e non le apriremo a fine partita, non sappiamo. Ma okay. Cosa sappiamo? Che il numero che leggete sopra i token sono il numero di risorse valide che ci sono per questo tipo di token. Quindi tra questi qui pentagonali ci sono 5 risorse valide su 7. 2, 4, 6, 7. Quindi cioè il gioco ci invoglia ad andare lontano dalla base per recuperare. Sono quelle dove è più facile che siano vere le risorse. Vere, esatto. Cioè, valide. Sane. Perché, ma è più alto il numero o più basso? Sì, più basso. Qui è più basso, qui è più basso. Sono sempre 7 token, però tra questi 7 solo 3 sono validi, tra questi 7 solo 4 sono validi, tra questi 7 solo 5 sono validi. Quindi diventa sempre peggio. No, dobbiamo andare il più lontano possibile a prendere, perché c'è più chance di prendere cose. Validi positivi. Esatto. Se su 7 ce ne sono 4, sono meno. Se su 7 ce ne sono 5, sono di più. Esatto. È quello che stiamo dicendo. Il gioco perché noi partiamo da là, scusate, perché io sto ragionando al contrario. Io parto con l'idea che quello sia il mio runner e io parto da qua, io parto da là. Non c'è, c'è ma non c'è. Subito pronto a barare. Esatto, stavo guardando il tabellone al contrario. È già partito subito. Ma perché voi l'avete messo al contrario? Vabbè, a favore di camera, ma ci sta. Ma non c'è un contrario! Non può essere concettualmente al contrario. Allora. Potevamo anche inizia fare difficile. Sì, inizia molto potevamo difficile. Potevamo anche fare una spirale intorno alla base, vero? No, perché tra questi token potremmo mettere delle cose, okay. Quindi è meglio di no. Quindi, il gioco ci invoglia ad andare più lontano possibile, ma noi possiamo fare anche strategie diverse. Possiamo pensare, no, magari, visto che la partita sta andando un po' di merda, teniamoci magari fino a qui, però li prendiamo tutti. Così abbiamo una ragionevole certa. Possiamo decidere. Ok. Ok, questo è quanto. Noi useremo bombole di ossigeno per muoverci. Sì. Ok? Le bombole blu danno 3 dadi da tirare, le bombole rosa 2 dadi da tirare. È grigio. Grigio. Da questo ne si mette, facciamo vedere così. Vabbè, daltonico, che vuol dire? Perché alcuni possono averle di un tipo, altri di un altro. Per fortuna hanno scritto due dadi. Ma si mettono casualmente? Come vuoi, non lo so, perché il grigio e il rosa possono essere confusi anche da non colorblind. C'è un'immagine, il classico vestito è bianco o blu. C'è una scarpa che è grigia o rosa in base a chi la guarda. Quasi tutti la vedono grigia. Però mia madre si è incazzata nera perché diceva: no, è rosa, è palesemente rosa. E va bene. È palesemente rosa. Allora, quel caffè si sta muovendo troppo. Stai attento perché se mi bagni il gioco. Minacce pesanti. Minacce pesanti. Perché c'è un phone che sta andando? Non è un phone, è il bollitore. Okay. Quindi cosa andremo a fare nel nostro turno? Check delle bombole. Se non abbiamo almeno una bombola, abbiamo perso. C'è una bombola tra tutti? No. Se nel nostro turno, il giocatore del mio turno, il giocatore di turno non ha almeno una bomba, abbiamo perso. È un collaborativo e tutti perdono, tutti vincono. Esatto, perché se muore uno, siamo fottuti. Tutti gli altri si suicidano. È così, funzionano così, i cooperativi funzionano così. Nel nostro turno, all'inizio, sceglieremo quale bombola utilizzare. In base alla bombola scelta tireremo 2 o 3 dadi. Facciamo finta che io adesso decido di usare questa bombola da 2, Luca. Ok, l'ho già fatta vedere. Ecco, la bombola da 2. Mettila nella pila degli scarti. Mettilo nella pila. Prendi i dadini e li lancio. Ho a disposizione 3 punti azione. Come spendo i miei punti azione? Come c'è scritto
sulla mia schedina riassuntiva. Adesso vi riassumo tutte le azioni che possiamo fare. Io farò vedere man mano. Esatto. Allora, movimento. Al costo di un punto azione possiamo muoverci di uno. Questo è un movimento. Non possiamo muoverci sulla stessa casella in cui c'è già un elemento. Quindi un omino, un droide, tranne nel mio caso che io credo che, che lo posso fare, andare nella sua casella. Oppure, questi sono le rotte. Ok? Quindi, se io ho un punto azione da spendere per muovermi e voglio muovermi, devo saltare tutti. Ah, però puoi farlo con un solo punto azione. Sì, sì, sì. Quelle caselle occupate non contano. Okay. Ah, ok, ok. Quindi è questo, la cavallina. Questo, esatto, è la cavallina, esatto. Questo è il primo tipo di movimento, la prima azione. Seconda azione. Piazzare un rifornimento di ossigeno. I rifornimenti di ossigeno si piazzano adiacenti alla casella in cui si è. Facciamo un esempio. Io sono qui. È a metà strada. È ragionevole, perché senza questi noi non recuperiamo ossigeno. Ok. Ok? È ragionevole metterlo, sì. Posso metterlo o qui, o qui. In mezzo. In mezzo. Questo aumenta il numero di caselle che dobbiamo fare però per muoverci. Perché ma conta come casella, cioè, quel punto. Se noi spendiamo tre dovete prendere tre punti azione. Lo possiamo fare per metterlo. Ok. E cosa ci permette di fare? Aspetta. Ci dobbiamo finire sopra? Adesso lo vediamo dopo. Ah, perché? Infatti l'azione successiva è: cosa serve il punto di rifornimento di ossigeno? A rifornirci di ossigeno. Come facciamo a rifornirci di ossigeno? Dobbiamo finire il nostro turno sopra. Immaginavo. A un solo posto. Quindi ci può stare solo una persona. Quindi nel tuo turno, se tu hai abbastanza punti azione, puoi spenderne tre, metterlo giù, poi spenderne uno. E quindi giustamente costa zero l'azione, perché in realtà devi finirci sopra con il movimento. Sì, ed è un push your luck. Oddio. Una volta che si finisce da amante è cominciato a In realtà è esattamente quello che io adoro. Appunto, nel senso di oddio, quindi praticamente mi fregherà. Possiamo pescare dalla riserva dell'ossigeno. All'inizio in 5 giocatori la riserva è vuota. Porco cavolo. Quindi dobbiamo spendere prima di poter fare il punto, certo, e fermarci sopra. Possiamo pescare fino quante volte vogliamo, quante bombole vogliamo. Il problema è che appena peschiamo questa carta, Luca fai vedere, il punto di di rifornimento di ossigeno esplode e non c'è più. Noi siamo vivi, perché chi c'è però sopra? Però il punto non c'è più. E noi dove finiamo? No, rimaniamo sopra. No, quante carte e bombole ci sono? Al prossimo turno ci potremmo muovere, ma questo non è più un punto di fermo. Da quel momento si salta. Ma perché noi mettiamo dopo che noi le bombole che scartiamo le mettiamo qui, le mischiamo? Alla fine il primo che dovrà pescare si mischierà questo mazzetto e come vedete c'è la prima carta tempesta magnetica. Quindi non conviene, se ci sono solo due carte, mischiare. Hai il 50% di possibilità di incularti. Va bene. E quell'altro mazzetto cos'è? Immagino che man mano aggiungi altre tempeste o tutte le volte che mescoli il mazzo, se questa è, aggiungi una nella pila degli scarti. Porco Giuda, che sfiga. Va bene. Ogni volta, cos'è che ogni volta che mescoli ne aggiungi una? Sì. La puoi lasciare un secondo? Ti stavo chiedendo se questo è esaurito. Io posso mettercene lì un altro sopra? Non lo rimetti sopra, metti accanto. Quindi così? Sì. Okay. E perché non levarlo? Perché a un certo punto finiscono. E perché conta nei movimenti, quindi ti rallenta. Conta nei movimenti? Sì. Se tu ne metti... Se tu li metti così, per fare questo, per arrivare qui dovrei fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma non hai contato questo? No, perché è girato. E allora si può mettere qua? No, no, perché se lo lasci qui, perché così evitiamo di confonderci. Solo per quello, però. Stamattina si è svegliata che... È permalosa, è permalosa. Veramente. Sono permalosa. Sto chiedendo... Da quando le hai detto che sembra che abbia addosso il pigiama, è una roba... Sto chiedendo conferma prima di sbagliarmi quando giochiamo. E credo che questa volta ti abbia colpito sapendo che fosse un oggetto vivente. Poi, altra azione, raccogliere le forniture. Semplicemente possiamo raccogliere un token adiacente a noi che sia libero. Ok, quindi non dove siamo noi, ma adiacente. E non deve esserci sopra nessuno, né un cubo, né un altro personaggio, né il droide. Lo prendiamo senza rivelarlo e lo mettiamo nella nostra... E lo mettiamo su uno dei nostri slot. Occupa
i nostri slot. Quindi o abbiamo l'ossigeno o abbiamo... Se torniamo qui possiamo mollarli giù? No, se torni lì hai finito. Che senso hai finito? Hai finito, non giochi più. Aspetti che gli altri tornino. Oh. Eh? Ti vedo okay, intrigato e intimorito allo stesso tempo. Non arriveremo mai a 9 risorse. Sono come Harrison Ford che metà della faccia sta sorridendo e con l'altra metà incazzato. Uguale. Che la cosa è incredibile. Non se avessero fatto apposta poi, non sarebbero riusciti. Allora, cioè, raccogliere costa 3. A meno che non abbiate capacità che dicano diversamente. Fischia. Ovviamente. Sviluppare una rotta. Le rotte servono a ridurre lo spazio che dobbiamo percorrere. Le rotte sono cubetti gialli che si mettono sempre adiacenti a dove siamo, okay, in una posizione che vogliamo. Ci impediscono di prendere, però ci permettono di saltare. Ok, okay, ci velocizzano. Praticamente sviluppiamo delle scorciatoie. Com'è che prendiamo... Se io voglio prendere da qui, cosa faccio? Il gator, l'azione prima, tu dov'eri? Sì, ma... io posso, l'hai rivelata. Sara, porca di quella vacca ladra! Io non l'ho visto. No, non perché puoi... è un tipo diverso. Vabbè, dobbiamo rischiare quelli dello stesso santo tipo. Santo cielo! Tranqui! Easy! Cosa ho detto? No, tra l'altro me l'ha chiesto, ma quando le prendiamo le riveliamo? No! Non te l'ho chiesto. Sì, me l'hai chiesto. Sì, l'hai Sara, chiesto. Me lo hai chiesto prima di cominciare la live. Allora, vai troppo no, veloce. Non ce l'ale, ma non è che devi fare l'ale che devi mettere le mani uno. Ma cazzo! Ciao! Non è body shaming, ma è assente shaming. All'ale. Perché dovrebbe essere body shaming? No, è assente, non è body shaming, bullismo, è assente shaming. È bullismo, non siamo obbligati a usare assente. Le parole internet. È bullismo, è assente shaming. È assente shaming. Però una volta che è stato rivelato... Togli quelle mani da te! Una volta che è stato rivelato, basta. E viene rivelato a fine partita. Noi non e come faccio a sapere che non lo sappiamo? Andiamo no, di statistica. Non sappiamo che cosa abbiamo preso. Noi lo prendiamo, però non sappiamo se è buono o negativo. Lo mettiamo qua. C'è scritto, quindi Sara! L'azione così, che questo sta. Ma l'ho appena e lo so, ho notato. L'ha detto! Però capitelo, se sta rifacendo la stessa domanda è perché non l'ha capito. Grazie. Allora, Bacca, l'ho capito e glielo mettiamo. Bacca, non lo mettiamo più. Allora, ricapitoliamo. 3 punti azione, prendete un token adiacente libero. Sviluppare la rotta, 2 punti azione, mettete un cubetto su un token adiacente, libero. Non si possono più togliere? No, le rotte una volta messe sono messe. E allora sono... Io mi ci non posso muovere bello. Sulle rotte perché sono inventore. Io posso muovermi sulle rotte sì. Perché sono inventore. Tu hai il vantaggio che se posso vuoi prendere uno di questi due da 5... Lui può mettersi qui e prendere uno di questi due. Okay. Ah, ok. Allora con la sua presenza può aver senso metterli. No, neanche. Allora. Vanno messe qua in cima perché così tanto qua ci dipende sono come siamo fortunati. Container sharing. Se siamo adiacenti a qualcun altro possiamo scambiarci ossigeno. Prendi tutto il mio ossigeno. No, attenzione, tu puoi scambiare il tuo con l'altro, non l'altro con il tuo. Ok. Quindi puoi dare ossigeno a un altro. Va bene. Anche oggetti? Ma hai... No. O cose raccolte? No, solo... You may share the contents of your... Ah no, of your container, sì. Ok. Questi sono i container, quindi potete dargli anche dei token. E possiamo abbandonare le robe anche. Sì, potete droppare le cose. L'ultima azione. Un punto azione per esatto. Lasciare un token. Avete preso uno da 3. Siete arrivati qui che ci sono quelli da 5. Vaffanculo. Lo buttate giù, adiacente sempre, e poi magari prendete uno da 5, così avete uno spazio in più. Ok. Molto semplice, basta. Quindi può avere senso prendere anche solo per velocizzare la pista anche agli solo altri? Per... Ah no, sì, perché quando prendete si sostituisce con questo che è uno spazio vuoto. Cioè, allora, però comunque ci rallenta. Salta. No, no, si salta, questo c'è l'inizio. Ah, si salta? Allora, e allora perché metterlo? Basterebbe toglierlo, qui veramente. È vero. Oppure per ricordarti quante ne sono stati presi. Sei sicuro che questo qua sia qualcosa che si salta? Ma l'ha giocato più volte il gioco. Si salta. Ok. Va bene, abbiamo spiegato da... sui token. Ok, diciamo cosa fanno i nostri personaggi adesso. Esatto. Allora parto io, l'ingegnere. Io ho il robottino. Robottino, mostriamo. È solo tuo. Sembra una piccola piovra in realtà. Vero. Un polpetto. All'inizio del mio turno posso muovere il robot polpino da 0 a 2 spazi. Quindi io posso usare il robot per saltare certe cose. Mm-hmm.
Sara. Io sono l'ispettore. Una volta ogni turno. Ah, ecco perché rompevi le palle chiedendo precisazioni. Una volta ogni turno puoi girare una delle tue queste, giusto? Raccolte. Una volta per turno puoi girare uno dei tuoi supply chip, che sono quelli, a faccia in su per ottenere un AP. Cos'è un AP? Un action point. Scusa, quindi io lo rivelo e guadagno che so che cosa c'è sotto, mm-hmm. e in più guadagno un punto. Sembra è forte. Scusa, posso? Face up. Ah no, al costo di for one action point. Ah, è vero, sì. Costo, ah, sì, costo, ok, ha senso, ma è comunque forte, sì. Perché capisce se ha raccolto robe utili. Sbirci, puoi sbirciare quello che hai raccolto, però, non quello che c'è qua. Ispeziono. Però una volta al turno. Cioè, noi raccogliamo tutto, anche la spazza. E poi me lo passa. E lei poi fa, fermi, raga, che cazzo. Vediamo che cazzo avete portato. Mood Maker. Dopo aver tirato, se tutti i dadi sono uguali, hai 3 punti azione addizionali. Non succederà mai. Non succederà mai, ma è la mia scommessa di gioco. È 1 su 6. Ma in realtà è quasi. No, tu sono hanno 1, 2, 3. Sono da solo da 1 a 3. Ah, e quindi è molto più possibile. E se tu puoi avere il vantaggio di tirarne solo 1 su 3. È 1 su 3 per ogni coppia di dadi, però se già sono 3 è più difficile. No, ma se sono 2. Quindi sono sì, infatti tu potresti avere convenienza a tirare solo 2 dadi. Sì. Fede? E io il Flight Surgeon, che praticamente è il medico per l'aeronautica, a quanto pare per gli astronauti. Beh, se no era il... Perché l'hai googlato? Sì. No, perché traduci Flight Surgeon. Chirurgo medico. Di volo? Io l'avevo chiamato chirurgo volante. Chirurgo? Sì, tu hai pensato all'avvoltoio col bisturi. Comunque, una volta per turno puoi fare l'azione container sharing, quindi quella che ti permette di dare una di queste a un altro tipo, sì. Per zero. Per zero AP. Tu io sono quello che sgancia ossigeno o robe che ho raccolto agli altri. Sganci ma non prendi. Sgancio ma non prendi. No, esatto, okay. Sganciare. Sì. Cioè, tutti lo potete fare, io lo faccio gratuitamente una volta per turno. Ok, carino, carino. Sì, nulla di che, però solido. Io ogni turno posso costituire una rotta per un solo action point e una volta per turno, e posso andarci sopra anche, quindi... Ok, ha un doppio potere che si struttura. Di solito quanto costa fare? 2. Cos'è che fa il robottino, non mi ricordo? Occupa uno spazio. E io lo muovo aiuta a saltare, aiuta a fare la cavallina. Ok. Va bene. Ma lo puoi muovere liberamente? Da 0 a 2 spazi, okay. Come voglio ogni turno. Che succede? Sto pensando se abbassare l'inquadratura. No, perché riusciamo a spostare tutto un po' più in là, perché è veramente molto verso di qua. E sì. Prima che siamo... Ah no, beh, siamo noi lì. Mm. Attaccatevi. Ma non puoi. Allora, ma scusa, se Maometto non va alla montagna, non puoi avvicinare la piramide. Ma perdiamo la questione di vedere bene perché dal video di YouTube, magari guardato sul cellulare, si vedono benissimo queste carte. Beh, ma anche solo sapere se ce le hai o meno nell'inventario. Io non esisto. Allora, sconsolatissimo. È vero, ma a noi non ce ne frega niente. No, sì che ci sei lì. Io sono quelli di banco da gioco. Okay. Adesso cado il cellulare. Sì, infatti, okay, lascia stare. Fa niente, Luca, fa niente. Ma non puoi. Fanno così tutto il tempo con le dita. Ok, sì, potrei fare così. Oh, vedi? Lo chiamavano Maometto. Se Maometto va al mare, non Maometto. Allora, noi diamo la tutti i nostri follower montani. Maomettiani. Ma penso tutti i nostri follower che si chiamano Maometto. O montagna. Montagna, no, non credo. No, comincio io, bene. Allora, chiamo The Rock. Vabbè. Che segue sempre il canale. Che ultimamente si sta comprando benissimo. Allora, io decido. Allora, inizio del mio turno. Ho dello. Ah, giusto, una cosa. Quando perdiamo? Perdiamo se alla fine della partita non abbiamo raccolto almeno 7 supply valide. Quindi con la spunta verde. Ah. E perdiamo se all'inizio del turno del giocatore corrente egli non ha almeno un ossigeno. All'inizio del turno. Io ho una domanda.
anche due. Cosa serve il rover? Il rover. Ah, giusto, il rover. Quando arriviamo in fondo, abbiamo un boost, tornare indietro al costo di un punto azione e un movimento è un po' pesantino. Si può salire sul rover e si fa un movimento per due punti. Scusa, si fa due movimenti per un punto azione. Okay, ma dobbiamo finire la partita qua? Tutti. E quanti possono stare sul rover? Va bene. Uno solo. E ti dirò di più, nel momento in cui uno sale sul rover, non può più scambiare, non può più raccogliere, non può più depositare, non può più fare un capo, solo tornare alla base. Può scendere da rover? No, non può scendere. Non si può. E se con i dadi non ce la fa? Abbiamo perso. Aspetta, qualcuno gli può dare ossigeno. In quanti ci si può stare sul rover? Uno. Ma c'è spazio per due? È uno. Ma c'è spazio per due? Quanto è questo? Uno. Bene. Allora, moriremo tutti. Però c'è spazio per due. Inizio il mio turno, spendo un ossigeno da due, tiro due dadi. Vediamo che schifo farò. Ma quattro. Innanzitutto muovo il mio robottino di uno. Così. Perché lo posso fare. Certo. All'inizio di ogni turno. Ah! Di ogni turno. Ah! All'inizio di ogni turno. Grazie a Stocca. Lo fai il primo turno del gioco e poi mai più. No? Contendi di no, del all'inizio di ogni turno, non mio. Di turno. Tutti i giocatori. Ah, ma consumi. Ah, gratis quindi. Puoi mandarlo a ripare. Ma no, scusa, quando... sarà un errore. Sì, sì, è nel mio. Perché turno. Anche da me c'è scritto ogni turno. Oh, ma questa mattina è veramente. Sì, sì. È l'ispettrice. È incredibile. Anch'io. Allora. Una volta per ogni turno. Magari si gioca tutti contemporaneamente. Allora, io ho fatto 4. Vai. Mi muovo di 4. 1, 2, 3, 4. Ok, il nostro suprematista bianco è arrivato lì. Abbiamo finito i punti azione. Tu hai finito i punti Barca. Azione. Perché tocca abbiamo il senso antiorario? Allora. Sara, tocca a te. Consumo un ossigeno non tu adesso. E tiro due dadi. Non ti rispondo perché hai visto. Dovresti sapere. Sei sempre messa sotto accusa. È tutta una prova, sempre. Ah, comunque sì, fate una roba, visto che non sta piegato. Apritelo pure. Ha già fatto. Sì, sì, anch'io. Allora, hai deciso la francese? Déplacez votre plein membre d'équipage sur une piano di assombre. Movimento. Un chip. Überblick. Guarda, adesso metto il taglio multilingua. Start in this OGS. Un chip adiacente. Avanti o indietro? Route. Ah, da subito? Ashley. È occupato. Beh, se io sono qui e questo è occupato, sì. Vai subito a quello. Posso dopo. Mettere un chip, un coso qui se spendo due? Non sei adiacente. No, no. Ok, era questa la. Devi fare un movimento e poi quello adiacente, quello davanti a te. Ne spendo due per mettere okay, questo. Ok, te ne avanza uno. No. Ah, sì, è vero. E poi faccio così. Esatto. Benissimo. Allora, io spendo una da due. Hai due numeri uguali? Oh, e no! Prima scommessa fallita. Dovrei mettere un contatore a schermo. Allora, 4 punti azione. Non ci conviene per il momento mettere dei punti ossigeno qua vicino. In realtà sai che forse dopo di voi... in questa zona non sarebbe sì. Male. Però costa 3. E io per muovermi... No, non potresti farlo. 1, 2 e poi... Ma mettiamo il turno dopo, abbiamo ancora 2 ossigeni a testa. Va bene, allora fammi 1, 2 e me ne mancano ancora 2 punti azione. Metto uno di questi? Come vuoi. Oppure, no, non posso fare molt'altro. Puoi andare più avanti? Sì, potrei andare più avanti. Effettivamente, 3, 4, affanculo. Turno dei movimenti. Fede. Sono più avanti di voi. Ma sono è un collaborativo. Oh. Non è vero. Ma aspetta, perché sono il mood maker. Dai ragazzi, se io sono più avanti di voi, voi potete raggiungere. Sei scusa. Un leader. Vai, vai. Sono chirurgo volante. Usare questa per andare così sono sicuro di poter mettere una coda d'ossigeno. Questo secondo me sarà un importante. Perché no? Oppure dovresti provare a acchiappare. Quindi usi l'ossigeno da 3. Vai. Vediamo. Te ne pentirai. Dopo che ho scelto. Ma non è un collaborativo. Pessima giocata. 6. Allora. Beh, fatti tutti diversi. Ecco il mio. 1, 2. Potrei metterlo qua. Quindi, volendo, secondo me circa un terzo potrebbe starci. Ok. Quindi fai l'azione. Attivazione ossigeno. No, questa 3. No. Ah, no, è vero. Ok, ancora uno. Devo fare un altro passetto. Qua o qua? Lì va bene.
Lo metterei più. Oddio, però io posso finire. Puoi andarci sopra. Però rimischierei già. Sono poche. No. Aspettiamo. No, allora io no, prima io faccio questo. Tra l'altro, considerate che arriveremo tutti fra tre turni ad averne solo uno. Quindi dovremmo avere tutti almeno un punto di ossigeno su cui saltare. Quindi in realtà non è così sbagliato salirci adesso, però. Io la metterei qua. Anch'io. Perché noi adesso cercheremo di muoverci. Ma più la mia paura è che dobbiamo sempre tornare indietro, quindi cominciano a essere un po' di passi. Poi quando ma poi... no, non preoccuparti. Vabbè, quindi vabbè, dove la metti? Tra me e Luca. Ma è obbligatorio, tra l'altro, passare dall'ossigeno se ce l'hai lungo la strada? È uno spazio. Sì, ma lo prendi solo se ci finisci sopra. Ah, vero, vero, vero. Vero. Quindi, d'accordo. Ricordate la terza legge di Newton sulla gravità? Sara Barra. Grazie Matt Matt per avercelo ricordato. Newton già sapeva. Quando gli è caduta la mela in testa ha pensato Newton Sara. Aveva una ragazza di nome Sara che è Sara Sarah, okay. E qualche mattina si svegliava incazzata, criticava tutto. Ma non so, povero Luca. Luca deve avere una grandissima pazienza. Lui la vela in realtà l'aveva lanciata Sara. Vai. Allora, io lo dico lo da ma due. Perché? Va bene. Se, ma qua dice... Sì. Vous pouvez vous applaudir. No, ma me ne prego un cazzo. Qua dice, puoi muoverti su una route. Posso anche non farla, posso scegliere certo, di saltare. Certo, puoi saltarla, certo. Okay. Sì, sì. Mi divertiva a farla in frangendo. Allora. Lancia sti due dadi. Fai 1-1, grazie. Dici qual è il risultato. 3. 3 punti azione. Vai. Allora. 1-2... E la 3. E ci rubi l'ossigeno. No, dai. No, vabbè, ma ci può stare. Ah, no, non è obbligatorio pescare dal coso di ossigeno. Sì, immaginavo. È una scelta. Però non posso mettere i cosi. I famosi cosi. Uno. No, non è vero. Beh, sì. No, aspetta, costa 2. Peccato perché se... No, per te costa mica 1. A me costa 1. Tu puoi tre fare 1-2 e con l'ultimo punto ti rimane mettere il cubo qui, Ok, ma rimango lì, lontano da qualsiasi cosa, inutile come le cose inutili. Come sempre. Ma 1, 2, 3, mi metto qui e poi magari più avanti farò dell'ossigeno. 1, 2, 3. Almeno conta anche il coso che ho messo. Sono obbligato. Però se mi fermo lì... Nulla. Puoi recuperare. No, non sono no, perché è una scelta. Impedisci solo a me, a chiunque altro prima di te, di andarci sopra. Mi sembra un... Beh, però in realtà per il momento siamo ancora abbastanza a posto, dai. Quindi sta lì. Il fatto è che non è un gioco dell'oca che il risultato deve essere preciso dei dadi per farci poi finire sopra. Basta puoi anche spendere meno punti di quelli che hai, esatto. Fermati lì. Non sei obbligato a fare il movimento. Oppure ti fermi sopra qua e inizi a raccogliere. Beh, allora aspetta, lo faccio e do fastidio a qualcuno? Ma no. Qualcuno voleva usarlo? Allora mi fermo lì e basta. Senza respirare. Oddio. Bene. Tra poco. Ossigeno. Ah no, allora. Una volta per turno all'inizio del mio turno. Muovo di 2. 1-2. Ossigeno da solo. Posso scegliere fino a 2. Perché da 0 a 2 muoverlo di uno solo? Perché prima hai scelto di muoverlo di uno solo. Vabbè. Perché la cosa cambiava? C'è anche lui, stamattina. Oh. Mi sembra che più avanti sia meglio, perché ci fa fare la cavallina più in avanti. Dipende. Però non lo so. È un po' che non ci magari gioco, sono quindi pazzo. Non mi ricordo. Magari sono solo pazzo. Magari ho fatto solo 2, 2 e 1. Quindi un totale di 5. Esatto. Io faccio. So fare il 1. Io forse penserei già. Io metterei un altro ossigeno. Puoi anche salirci. Quindi hai speso 3 e te ne rimangono solo 2? No, mi rimane 1. Siamo su 1, mi sono mosso. Ah, sì, è vero, scusa. Ci puoi finire sopra. In tutto caso non puoi raccogliere altro. Sì. Quindi, vuoi pescare ossigeno? Io direi che può iniziare a essere respiratina. Utile. Oppure puoi rimanerci sopra e lo fa al prossimo turno di pescare ossigeno. Solo perché l'ho detto, vero? Ti sei fatto convincere da quella che bara, voglio dire. No, non ho neanche ascoltato cosa dicevo. Vabbè. Grazie. Non so se sia meglio, però non credo. Questo come faccio un 5 sul... Ah, perché in base al numero di giocatori? Sì. Allora, ovviamente la prima sarà... Quella di Fede. O la sua stessa. Io... Potrei anche fermarmi. Ma infatti... Ma non hai finito le mosse.
Sì, esatto. Ma pescare è gratis. Pescare è gratis. Se sei sopra, pescare è gratis. Hai fatto un movimento, l'hai messo, ti sei mosso sopra, sì. Sono 5 mosse. Cos'è che esatto. Succede se la tua ah, che fine? Puoi pescare. Posso andare avanti a pescare? Ah, ah, puoi, puoi pescare quante volte vuoi. Sì, sì, costa zero. Ovviamente più peschi è più rischioso. Cazzo, non l'avevo capito. A saperlo. Cioè, va bene così. Però se capito. Peschi di più, puoi passare le bombole a noi. Ma quello conviene a me, perché se io lo faccio gratuitamente. È che io posso solo passare nel mio turno. Vai, sir. Quindi non potrei aiutarvi finché non è di nuovo il mio turno. Se inizio il turno su un ossigeno posso respirare all'inizio del turno? Sei mosse no, totale. Sempre fine turno. Sì, okay, fanno un 3-3-3 sarebbe però difficile. Però posso andare avanti e indietro? Potrei sì, potrei andare avanti e indietro, ragazzi. Può andare anche indietro. Avanti e indietro. Indietro avanti. Beh, ovvio. Indietro, sì, avanti, però se io inizio dall'ossigeno non posso respirare. Però no. Posso fare un passo avanti e uno indietro e farlo. Certo. No, se, ma devi finire il tuo turno. Sì, sì. Alla fine del tuo turno. Raccogliere quanto costa? 3. Porca miseria. Che costa così tanto? Che miseria. Scusa, mica c'hai 6 punti. Sì, ok, però volevo uno, fare 2 3 raccogli questo. Sì, ci sta. Se vuoi iniziare a raccogliere. Io volevo fare 1 2 mettere giù l'ossigeno e raccogliere. Allora. Quello che vuoi fare? Quello che vuoi fare? È una cosa. Quello qualcuno che mi passerà dall'ossigeno. Ma sì, ma non ma tu guarda che se no io al prossimo turno. Ma sì. No, tu all'inizio no. Del hai ancora all'inizio turno del turno e che poi c'è tutto il tempo di darti un ossigeno. E 3. Vado qui e raccolgo. Non girarlo. Però una volta per turno puoi girare uno dei alla spesa turno. Di uno. Per spendendo uno però. Ma tu dei finiti. Ok, Luca. Allora, vediamo la tua magia. Io spendo questo, lancio due dadi. Adesso mi hai fatto. E no, di nuovo! E si vola! Ne hai fatto meglio di allora. 4 movement. Io raccolgo quello. Cosa? Io raccolgo quello e poi mi muoverò di uno. Cosa raccogli? Questo. E poi mi muovo di uno. Mi passate un segnalino perché è importantissimo metterlo. Assolutamente. Sia mai. E mi muovo di uno qua. Secondo me puoi droppare. Ma scusa, non è che puoi droppare un oggetto solo in uno slot, quindi dove c'è una X? No, 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 no. Lo metti dove vuoi, allunghi il percorso e basta. Verda. Derda? Verda. Tre azioni. Non posso raccogliere nulla. Stai usando la tua ultima? No, ancora questa. L'ho già scartata. Okay. No, non posso andare sul dell'ossigeno, che è quello che servirebbe a me. In realtà sì. Sono pieni di ossigeno. No, un momento. Dove sei tu? Io sono non riesco. Questo. Ah, allora non puoi. Non riesco a capire. Crea un ossigeno intorno a te. Ma è un po' troppo indietro adesso. Cioè, nel senso, poi c'è due ossigeno. No, probabilmente questi non si saltano. Fede. Ah! Ma perché non. A me sembrava. Forse ti conviene lo stesso. È esplicito che non si. Che si saltasse. Cosa c'è scritto? Non c'è scritto. Come non c'è scritto? Movimento. Muovi il tuo giocatore in uno spazio in un chip adiacente. E questi qui. Oddio, in realtà. Se si chiamano chip sono per levarsi, chip. Quindi collected chip. Questo è un collected chip. E allora io sono qua. È proprio un'inculata. E allora io sono qua. Cosa? E allora Bernie sei sbagliato. Bernie sbaglia. Cos'è che era? In realtà quelli sono utili perché effettivamente ci dobbiamo camminare sopra. Ah sì. Vous êtes inculé. Ne capisci un oggetto che stava. Non si può ridere in questo gioco, tutto scivola. No, riusciamo tutti a fare un casino pazzesco senza alterare la plancia. Ho riso 3 volte, si è mosso tutto. Il riso abbonda? Sulla bocca? No! In Cina. No! È vero però. Sì, ma stavi per dire quello che avrei detto cinesi, io. Ma non lo devi dire! Allora. Sì. A chi tocca? A me, ma non so che cosa fare.
Allora, cioè, che trasformarti in un Fede. Gigante. Mettere i cuori gialli è sempre utile. Secondo me, se tu resti in zona ossigeno, sia Bacca che Bernie si leveranno dall'ossigeno. Sì, no, il problema è che mi muovo di uno e praticamente non faccio nulla. Quanto movimenti hai? Tre hai. Vai. Vai verso l'infinito e oltre. Hai tre movimenti. A fare cosa? Una torta. In effetti Bacca si è proprio messo in mezzo ai piedi. Sì, ha rotto. Io ho detto, do fastidio a qualcuno? No. Facile. Questa è la difficoltà di poi. Facile col seno del poi dire... Hai detto seno. Ma se non. Ma la difficoltà tra beginner e veteran è semplicemente la quantità di risorse. Non è che cambi molto. Siamo a pecora e non ne abbiamo presa neanche... Ah sì, scusa, ne abbiamo presa una. E sicuramente due. Sarà quella sbagliata. Scusa, non siamo a pecora, ma siamo a ovini. Perché? Precisiamo. Va bene. No, perché gli ovini sono più... di uno. Cioè, non per forza le pecore. Vabbè, devi essere un razzista. Solo le pecore. Beh... Una bella capretta di mancare. Cosa puoi fare a un'azione tua? Potrei dare un oggetto, ma non mi no! Tiri di ossigeno! Puoi restare lì. Eh sì, posso o darlo o abbandonare una risorsa. Non so quanto conviene. Quindi... E fare un altro passo. Sto pensando... Ascolta, stai in zona che io tra poco libero lo scopo. Hai meglio questo lì perché almeno così se uno arriva si trova già qua e può prendere questo. Comunque hai fatto una caglietta, devo pescare di più. Se lo faccio qui una delle due scelte è farne una dove non serve nulla e sono più in zona. Devo pescare di più. Sì. Devo più opportunità di darvi cose. Mi sa che questa la perdiamo. Bomba. Come... Vai, ossigeno da tre arie. Sappiate che io pescherò finché non rompo il coso dell'ossigeno. Però poi devi dare ossigeno, allora. La vacca 7 allora 7 punti azione. Però che ci rimangono soltanto 3 posti di ossigeno. 1 2 e fin qui. Tu hai la raccolta doppia? No, chi ha la raccolta doppia? Nessuno ha la raccolta doppia. Perché? Oh, Sara si 3 perché sono da 4? Ah, perché per te costa 1, sì. Hai ancora 4 punti. 4 sì. Potresti raccogliere 5, 6, 7. Basta. Basta. Pensa se è una merda. Pensa se è una merda. Se me lo passi, ragazzi, mi sono impegnato un sacco. Ed è una merda. Allora, è il momento. Sì. È il momento. Fatemi ossigeno, muoio. Devo mettere una bombola più o meno in quella zona. Sì. Quantità di azione? Oh, minchia, otto. Bravo, hai ragione. 1, 2. Così accorciamo ulteriormente. Può saltare ossigeno, routine. Ah, no. E allora no. E allora no. Allora. No! Visto perché dovevi fare due movimenti. Facciamo che fa due movimenti. C'è proprio un bottino con la maschera che non si dice fa. No, no. Allora, ho 8 punti azione. Uno. Due. Pensavo che lasciavi 3, 4, 5. Ok. Ora che ci penso, se glielo usi magari potresti raccogliere. Facevi un altro passo, io potevo raccogliere. No, in realtà non. 6, 7, 8. Non sapevo cosa faceva. Vai. Niente. Ma poi vai su. L'hai appena messa la stazione dell'aria, dell'ossigeno. Sì. Metti un tokenino. Giusto. Però sarà occupata dopo perché io devo respirare. Ah, siamo in 3. Mica, va prima di me, qualcun altro ne metterà. Fa un altro? Bene. Io no. Tocca a me. Sì, Sara. La mia ultima cosa di ossigeno. Accidenti, minchia, Sara. 3. Tu sei? Non c'è un verde, tu chi sei? Beh, io posso andare qui, oppure respirare. Qua, per essere un po' più indietro. Ti direi di andare quella leggermente più lontana. No, sì. Aspetta, la domanda era, io posso andare qui, respirare e poi finire le azioni? No. Devi finire il turno. Ma scusa, ti muovi lì, spendi un'azione per fare questo, finisci il tuo turno e prendi l'ossigeno. Non ti conviene fare. Se vuoi spiare, siccome hai tre movimenti, non conviene fare 1, 2, 3 e usare quella indietro? Sì, fai era che se voleva spiarsi il token più che altro. Ma perché a voi serve questo? Allora, ti ricordo, no. io sono qua. Se per caso tiro 2-1, sono nella merda. Se poi. No, beh, loro non si possono muovere. Vabbè, lo faccio dopo. 1, 2, 3. Queste le devo mescolare, giusto?
Sì. Prima fai la colazione. No, prima la messi, prima la peschi. Cioè no, tu prendi queste, le metti qua dentro, mescoli tutto e poi peschi. È corretto? Prendo queste, le metto qua dentro, mescolo tutto e poi pesco. No. No, quando le finisci, si quando fa finisci questo mestiere. Mazzetto, adesso tu lo peschi da lì, quindi sappiamo che c'è una roba esplosiva. Quante? Due. Basta! Basta! Okay. La probabilità che ci sia la tempesta magnetica... Mi hai reso difficilissimo per ottenere l'ossigeno. Tu lo stai Io le volevo passare poi. Non puoi! Allora vado avanti, rompo questo e... E così sì, ma ormai le hai rivelate. Però poi ci saranno due esplosioni. Ma ormai le hai rivelate. Sì, continuo a pescare finché non esaurisco il mazzo. Così poi avrai queste. Hai abbastanza spazi nell'inventario per quell'ossigeno? Uno, due, tre. Puoi pescare un altro. Ok, ma poi non conviene. Perché se poi non si rompe. Se non si rompe, letteralmente lui inizia, si rompe, non pesca nulla ed è fregato. Lui adesso in questo momento deve sperare che lì ci sia ossigeno. No, ragazzi, all'inizio del suo turno. Lui adesso ce l'ha l'ossigeno. Sì, va bene. Poi qualcuno te lo dovrà dare. Però sì, io volevo... Ne pesco ancora uno. Pesca ancora uno. Bene. Al prossimo turno, che sarà prima della tua morte, verrò a darti dell'ossigeno. Ok, quindi non posso allontanare. Segnati questa stronzata, eh. Segnati questa stronzata. A parte che sono io quello che dovrebbe raccogliere l'ossigeno per darlo in giro, ma va bene. L'hai raccolto. Però non l'hai fatto, e allora... Questo... Perché ci sei scherzi per qualcuno? Io l'ho messo giù e l'altra gente c'è salito sopra. Ho capito. Però scusa, sei un po' ipocrita, Sara. Ho capito, ha detto che io dovevo prendermi l'ossigeno per forza perché era questa la mia ultima carta. Luca, tocca a te. Ho la sensazione che sia dell'inizio del gioco che vuoi fare questa cosa. Sapete che lo pescherò finché non esplode l'ossigeno. Non sai che vuole dire. Stiamo per perdere la partita, guardate. Aspetta un momento, devo aggiungerne uno. Non devi aggiungere niente. No, si aggiunge quando finisce il mazzo. 2, 4 e 3. E siamo a 3 dove non funziona. E siamo a 3 dove non funziona la mia abilità. Potremmo aver perso. Adesso vediamo, è possibile. Io adesso raccolgo tutto. Tutto, vai. Tutto. Vai, tutto. Dove sei tu? Allora, nel senso, perché potrei raccogliere 3. Sì. Mi sposto di 1. Raccolgo 3. 7. E poi sono sulla stazione dell'ossigeno. Sì. Raccolgo se si spacca pace, tanto Sara ha detto che viene a darti l'ossigeno. E ha mentito. Perché potrebbe... Vabbè no, ha tanto ossigeno per muoversi. Quante carte può usare? Una. Questa questo è un palo in culo. E questo è bene. No, sì, sembra... Tu hai detto sì, c'ho questa. Vuoi vedere quanto fa 1-1-1? Sembra la scena di Kung Fu Panda. Questa è una brutta notizia. Allora, quindi io raccolgo questo. Vai. 3 punti. Io mi muovo qua, raccolgo questo. Sì. Mi date due tokenini. Come hai fatto a raccogliere 4 azioni? 4 o 5 azioni hai usato? Quindi tiro un runtore. Il 3 fa 6 più 1, 6. Sai che secondo me si saltano. Cioè, cosa? Ma va. Sì, perché quando tu li rimetti giù, non togli uno di questi. Secondo me si saltano. E magari è una penalità del mettere giù in cazzo fa. Io pesco. Vabbè, ormai stiamo giocando con il... Vabbè, ma È proprio... Aspetta. No, ferma. Si sa che cosa, scusa. Sì, ma rimane lì. Allora a me conviene in realtà far esplodere adesso. Sì. Così al prossimo giocatore, che è lui, potrebbe esserci dell'ossigeno. Potrebbero esserci due esplosioni, ma potrebbe esserci l'ossigeno. Sì. Oh no! Ma davvero inatteso! Quindi questo qua più uno di questi. Non c'è un malus del tipo... Vero? Non c'è un malus del tipo se peschi e ti esplode in faccia l'ossigeno che ho raccolto durante questo turno? Non c'è. Perché No. Perché finché non c'è necessità di mescolare, rimane lì. Perché ad esempio adesso noi potremmo spendere ossigeno e... aumentare il rimescolo. Si rimescola solo quando peschi, quando devi pescare, non quando si esaurisce. Quindi questo non l'hai aggiunto? No, non l'hai ancora. L'ho detto, se facevo doppio uno sei morto. Dove sei? No, no, perché devi passare lì, perché me l'ha promesso. 1-2 è l'unica cosa che puoi fare, se no sei morto. È vero, puoi arrivare sull'ossigeno. No, posso arrivarci, ma cosa mi conviene? Se termini il turno senza ossigeno, potrei mettere
Ma se me lo leggi, me lo parlo. Ti conviene perché io devo fare 1, 2, 3, 4, 5. Devi avere all'inizio del turno almeno una. Vai, vai, la cosa che potrei o fare così o andare più prendere. No, vai lì a prendere. Vattelo a prendere, io prendo. Che poi tu lo dai più facilmente agli altri. Vero. Allora, quindi prendi quelli, prendi l'esplosione nuova, sì, che è quella. Cioè, ma ragazzi, sarei qui, Finché non vi imbattete nei necromorfi di Death Space. No, appunto, nel caso spero, stavo fermo. Comunque le X si saltano, ragazzi. Oh, madonna. Allora, sì o no? Sicuro. Ma c'è scritto o deduzione non ha logica? Senso. Non ha senso se non si saltano. E invece c'è. Proviamo non a non saltarle, vedrete. Ma me. Scusa, cosa c'è scritto sul regolamento? Non c'è scritto nessuna specifica riguardo. Che e allora fortissimo. Non si salta. Magari c'è scritto in francese. Sono fortissimo. No, è solo quello lì in inglese. Ah, cioè, comunque, tutte le stronzate comunque, tutte le lingue. Comunque, tocca a te. No, tocca a me. Sta pescando. Ah. Sì, è un pelo importante sapere se quelle si saltano o meno. Si saltano, secondo me. Comunque, vediamo. Però non ha senso. Invece sì. Vai, pesca. Un'altra pesca ancora hai fede sei tutti no hai fede ancora la domanda è un'altra sì, sì. vai cazzo a me in realtà piacerebbe purtroppo che se peschi quello le carte che hai pescato in questo turno le perdi ma quello che piace a te non frega niente a nessuno però scusa conviene sempre spaccarlo perché se no il prossimo che arriverà comunque si becca. Beh, non è vero, il mazzetto è corposo. Quindi. Io ho finito. Baccala. Baccanali. Ma. Allora, ovviamente consumo questi gli ultimi miei due ossigenati. Da turno su, non dovevi usare un punto per girare adesso questo? Adesso però c'è. Non ne avevo. L'hai messa? Sicura? Fede, sì. Tutte quella che era in più qui l'hai messa nel mazzo? No, sì, per due hai pescato sì, questa. Io ho pescato questa e l'ho messa qua. Sì, ma quando... Basta. Ah, però adesso va aggiunta la terza. No, no quando si rinizia? Sì, io ho fatto 4. Sì, era qua, esatto. Okay. Io ho fatto 4. Raccogliere costa 3, quindi non posso raccogliere. Io no. Lascio un ossigeno. Dove lo lascio? Più indietro o più avanti? Che se sono quanto costa dove l'ossigeno? Sei? Bacca. Io sono qua. Lascialo lì. Lì dove sto? Quindi scaricare l'ossigeno costa 3? Sì. Ci vado sopra e lo prendo. No, non lo so. Tu che se mi sei vicino, devi usare il tuo turno per sì. Scaricare. Ma te lo darà. Al mio turno letteralmente mi costa 0 per dartene uno. Come 0? Fede. È la mia abilità, io lo do a 0. C'è un'altra la prima tua abilità. Gratis. La prima. C'è un'altra tua abilità che non vogliamo vedere, quindi siediti. Cosa? Il tuo superpotere. Dopotutto è un avvoltoio, quindi no, allora, aspetta però, io ho un movimento. No, mi sa che stava parlando di quello. Io ho un movimento. Sì. Lui poi si muoverà per darmi la situazione. Mi sposto in avanti, aspettando che lui arrivi verso di me. Se ti muovi avanti di uno e raccogli, iniziamo a raccogliere questi. Oppure merdi. Posso droppare uno di questi. Però. Dove? Ah, deve essere libero per poterlo droppare. Non posso lasciarlo dove c'è lui. Stando come sei te, non. No, no, ma questo. Eh sì, ragazzi, questo si sa perché questi quando c'è l'X si saltano. Quindi si salteranno. La prossima, se la vogliamo fare, la facciamo che si saltano. Adesso va bene così. No, adesso cosa si fa? Lasciamo come è stato fino adesso. Cioè? Lo chiedo a Chad GPT. Come è stato fino adesso? Non ho mai interagito. No, metti via quello. Dai che è il tuo turno poi. Non si saltano adesso. Va bene, allora ho droppato l'ossigeno. Ho un movimento. Mi muovo o no? Mi muovo in avanti o no? Aspettando che lui mi si avvicini a me. Preferisce. Secondo me è Se ti muovi avanti, oggettivamente, anche se facessi doppio uno, dovrei raggiungerti. Tu ogni cosa che dai, devi pagare no, una. No, la prima la costa zero. Ah, la prima costa zero. Vabbè, allora dai, faccio un passettino avanti. Ma scusa, l'azione di... E raccogli, quindi? No, ho finito l'azione. Scusa, non avevi 4. Ah, no, ne hai messo uno. Ho messo ossigeno. Quindi inizio del mio spostamento, l'ho usato così. Però qui dice che scambiare con una persona costa 1. Se a te costa 0. Costa 0 una volta per turno. No. Sì, però tu puoi darne 2 di bombole. Tu a lui gli puoi dare tutto quello che vuoi. Ah, quello sì. 0. Che si chiama sto gioco? Poi non puoi farlo di nuovo. Moon Adventure. Guarda che in realtà quella cosa che dici te sulle rosse non ci si può andare. Non è scritto. No, non ci si può andare. Non è scritto.
Non ci spawnare. Ma Berni non è scritto. Non ci spawnare. Il problema è che se ne uso una ma non è scritto al punto di partenza. Ma perché tu dici un che un attimo, adesso vado nella sezione fuck. Fede, se vado avanti Free non problema. Questo. Grazie però. Cioè, se tu bianco vai avanti. Volevo magari prendere un altro di questi. Fede, vai. Se tu no, non puoi fare niente. 1, 2, 3. Perché poi dovrei darmi, a meno che non fa, vado, faccio qua, faccio uno, metto giù l'ossigeno, ci vado sopra e pesco. Così sono autonomo. Aspetta, però se tu vai lì... Allora, qui non è specificato, ne specifica solo i chip. Tre, allora, tutti puoi... tutti messi giù sono chip. Tutti. Secondo me si allora, il problema è che perché tu stai dicendo devo dare l'ossigeno anche a te. E io sono a zero. Okay. O faccio da me e quindi vado qui, metto giù il rifornimento e prendo. Io posso farlo, ma poi qualcuno deve aiutare me. Allora facciamo così. Perché uno, vai, metti ossigeno. 2, 3, 4, 5. Però non abbiamo più fonti d'ossigeno. Tra l'altro, così tu puoi mettere anche i cubetti gialli effettivamente sui chip questi. Puoi metterli sulle X. Ma abbiamo perso il prossimo turno sì, se nessuno dà. Lui adesso respira. Io devo respirare. È che tutti sono stati identificati come chip. Sì, sono ma secondo me chip. Si saltano. Perché non siamo, messi malissimo. Piazzare. Invece no, è che abbiamo calcolato male e non abbiamo messo i cubetti gialli su questi neri. Perché si possono mettere i cubetti gialli sopra quelli, qualsiasi chip, comprese le stazioni di ossigeno rotte o i chip. Vale la pena che la sparco. Sì. Allora dipende quante risorse abbiamo raccolto? 3, io ho 3, 6, dobbiamo cominciare a capire quante abbiamo. Abbiamo 7, ragazzi. Secondo me no. Ci siamo. 4, secondo 5, me spaccare. A posto così. 6 toccano abbiamo. A posto così. Secondo me spaccare è pericoloso perché poi a ritorno non li hai più. A posto così. Ok, quindi finisci l'aria. Io sono autonomo. Sara... Adesso Sara deve distribuire come ha promesso. Io. Che altro devi aiutare invece se ne sbatte. Se ne sbatterà il cazzo, sicuramente. Forse conviene che aiuta Luca che tanto devi già tornare. No, ma io. Lo, al prossimo turno sei a zero. Tu dici che devo iniziare a tornare indietro? Oh, no, puoi anche andare avanti, ma avrai bisogno io di. Io ho fatto 5. Questo chi è, Luca? Io. 1. Bene, hai mosso? Sì, 2, hai mosso il robottino. 3, 4. Io non posso arrivare da fine. Ma no, no, io sono a posto. Mi passi? Cosa? Sì, sono tutti chiamati C. Secondo me, mentre vai, quindi è ovvio che magari una Luca. Sono io potrei andare qui. Non ci sono altre stazioni di ossigeno da posizionare? No, no, ne abbiamo finite. Per questo è pericoloso fare. E allora perché ho usato 3 cose? Perché hai usato 3 cose? Quella da 3, non posso fare niente. Beh, Dio, puoi dare, aspetta, puoi dare le cose a Luca, puoi girare 2, il tuo. Poi me ne almeno uno, perché io devo 4, iniziare a tornare indietro. E puoi provare a recuperare quel 4. E come? Ho fatto 5. Ok. 1, 2, 3, 4 e ti muovi 1. No, meglio. O giri una di quelle che hai, o giri una... Magari restando qua, ne metti uno qua giallo. Ma darmi un ossigeno, scusa? Sì, lo sto comprando. È già calcolato. L'ossigeno. Allora, uno, due. Due. Siamo entrambi su quella parte. Ti dà l'ossigeno. Sì, cazzo pare con quella croce di me. Quattro. Giri. Te ne do uno, no, così siamo pari. È uno solo, quindi tre. Te ne do uno o te ne do due? No, basta uno. Io poi torno. Anche io perché non gliene puoi dare due perché è pieno di roba. Secondo me c'è scritto in un punto che e se invece no, mi dai i tuoi indizi a controllarlo? Sul fondo. Ah, solo posso darti. Che è quello lì. Esatto. E quindi, dovrebbe esserci qualche fatto. Cosa ho fatto? Uno, due, tre, te ne mancano due. Puoi mettere uno giallo e girare il tuo. No, quello giallo costa 2. Ah, cazzo. Allora, o metto quello che costa. Metto quello giallo. Vogliamo andare blind, va bene. No, è che lo posso fare dopo. Va bene, io inizio il percorso di ritorno, perché sono un po' carico e direi che allora potevo non dartelo l'ossigeno. No, mi serve. Devo andare a prendere. No, io quello ve lo lascio lì per voi, al ritorno. Effettivamente. Col cavolo che lo uso io. Ok, lancio 2 dadi. Ma certo che cammini sulle cose con la croce. Doppio! 5! Certo. Eh? Certo che cammini sulle cose con la croce, perché certo, c'è scritto, c'è perché chip. Sono delle chip. Esatto, e tu cammini sulle cammini... chip. No, fine. Bernie, è tutto è scritto, linguaggio. Anche questi sono chip, anche tutti sono chip. Anche perché non avrebbe senso altrimenti. Tutti allora sono anche, chip. Allora anche le X. Certo. Anche le X, infatti è come stiamo giocando. E diventa anche più interessante perché i cubotti gialli li puoi mettere sulle X. Vabbè, ma andiamo così che... Tanto siamo andati così fin dall'inizio. Quindi. Allora... Io ho fatto 5 mosse perché ho tirato un doppio 1, ma grazie alla mia abilità. Cosa hai detto? Dai, mi è andata prima volta. Alla quarta volta. Alla quarta bravo! Volta. Tanto col minimo sindacale. La tua abilità ti dà più 3. Più 3. Ok.
Allora, io inizio adesso un tiro di merda, un tiro di 2 3 Allora 3 hai due cose. 4 5 4 5, sì. Io ragazzi, io ho puntato a tornare a casa. Ma ah, va bene, dai. Ah, no, ah, ma 3 3 3 cazzatine, uno da due. Okay. Non puoi raccogliere uno da due. Ma più che altro vai. Luca, occhio che se ho un'abbondanza devi fare 4 poi per arrivare alla base. Sono pronto a scommettere. Mm-hmm. Abbiamo perso. Ragazzi, sarà 1 e 2. Ragazzi, io l'ho fatto solo perché così non uso questa, non rischio di spaccare questa e così voi avete nella via di ritorno più facilità. Okay, ma se non fai 4 siamo morti. Va bene così. Eh sì. Allora, basta che fa, l'importante è che non fa 1 e 2. Se fa 1 e 1 l'hai detto. Cazzo Luca, se mi dicevi volevi tornare indietro, io questo te lo spostavo avanti. Così saltavi uno spazio. Ma l'ha saltato uno spazio così? Ah, tu sei partito da qua? Eh sì. Vabbè, allora. E allora non potevi farlo di più. Io ti direi punta in grande sui movimenti. Poi quindi mi dai tutto la bombola grossa. Poi mi dai tutto il tuo ossigeno. No, non c'è un cazzo. E poi vai a muori, e poi a rifornirti. Muori! Allora, tu sei il nero, quindi... Io prenderò questi due possibilmente e mi sposto. A meno che non vado sul rover dopo. Sì, allora, io uso il blu. Cosa fai? Cosa fai? Dipende da quello che fa. Uno. Madonna, no, ti stavo per menare. Fede, sono ti devi sette. Sedere. Sette. Nessuno sette. Mai fatto più di 7. 1. No. 8. Cosa mi dai? Otto. Mi dai tutte e due? Mi non posso, vuoi un po'... Ah, no, vero, se poi... E poi vai a soggenarti. Oppure me dai uno e fai qualcosa di importante. Tipo tornare a casa. Fai qualcosa di utile. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo perso. Dobbiamo prendere più supply. Ragazzi, io ho preso quasi il massimo. No, se no, sto dicendo. Bisogna prendere. Devi darmi un ossigeno per non farmi tornare a fare la questione. 1. No, tu da dove sei partito? Ero sull'ossigeno. Potresti già prenderlo subito. È vero. 3, 1, 0 e poi mi rimarrebbero ancora 4 mosse volendo. 3, 1, 0, te rimarrebbero 3. Hai 7. Ho 7. 3, meno 4 e 3. È perché in piedi, secondo me se si siede sa fare. È tipo sai cosa, potresti poi... La sua intelligenza diminuisce. Sai cosa, devi mettere uno di questi. No, non servirebbero entrambi, secondo me. No, prendi uno di quelli e ci metti una X. Un momento, sono il nostro qua, l'ho preso. X, e poi che devo tornare sulle cose, quindi allora 3. Ah, ma gliel'hai dato? No, queste 4, queste 4. Sei mosso lì 4. Sì, esatto, me ne rimangono 3. 4, 5, 6. No, aspetta, no. Gliel'hai dato? Fermi. Tu gliene hai date 2. 9 è un'azione, l'azione di scambio è dai quante cose vuoi. Sì. Per lui la prima è gratis. E quindi è stato inutile in realtà. Perché? No, perché costa una. Ah, la prima azione di scambio, ok. Ma quindi devi ossigenare. Sei disossigenato? Mi ha dato tutto, secondo perché me. Volevo, mi tutto. Perché esatto. Volevo tornare alla. Vuoi tornare all'ossigeno? Ma qualcun altro serve andare sull'ossigeno? No, per adesso no. Non adesso. Esatto, quindi volevo dare le cose a loro per andare avanti. Io mi stavo in mezzo, così potevo aiutare sia Sara che loro. Allora, hai preso. Però se metto. Vai sull'ossigeno. Se metto questo, non posso tornare sull'ossigeno. Vai sull'ossigeno, non perché tanto tu che posizionato qui conti come. No, perché mi serve 1, 2, 3. Eh sì. Se per dover fare proprio questa forza. E volevo tanto mettere un coso giallo per aiutare. Peschi? Perché questo è una lunga. Scusate, un attimo, tu nulla. Quante cose? Avevi 7. No, è giusto, qua. È giusto. Ah, preso. Raccogli. Si è spostato di sposti uno, di ha uno. Scambiato gratis, 1, 2, 3, ok, ok, è giusto. Prima? Vai Fede, vediamo se abbiamo perso, non abbiamo perso. Vai Fede, vediamo se abbiamo perso. Ah! Questo è un grosso, enorme problema. No dai, c'è ancora questo. Ma finché non si finisce il mazzetto? Sì. Ok, no, ma però adesso sono tutte buone. Però il problema è che io avevo bisogno per darvela a voi, cioè io letteralmente è l'unica cosa. Corri indietro, va bene. Vuol dire che però dobbiamo tutti correre. Farò una cosa. Il rover si fotte. No, mi sa che io prenderò qualcos'altro, arriverò qui e mi farò tutto il viaggio di ritorno col rover. Vabbè, tu hai il bordello. Tu hai un bordello. Farlo. Ho un bordello? Hai un bordello. Minchia! Beh, raga, che non vale molto cosa, sulla no, luna, cosa spendi? Io cerco di... quello che ho. Cerco di tornare a casa. Grazie, Macca. Grazie che hai detto che spendi quello che hai. Non l'avrei mai immaginato. Avevo due o due. Io ho gli anni era che per ho. Dirti spendi. E comunque, se sei in piedi, sei decapitato il welcome, quindi esatto. Scendi. Quindi sono con il Visconte dimezzato. Allora. Ma chi è che ha messo questo qui?
Il cubetto giallo. Sì, sono la tessera buona. Stupendo. Va bene, cerco di tornare indietro e basta. Uno, due, tre. Oppure raccogli questo. Che costa? Tutto quello che hai fatto. Tre. Sì. Cioè costa tre? Sì. È un pezzo da 5. È molto però. Rischioso, sì, però. Sì, sì. Però dobbiamo raccogliere sti merda. No, ma il problema è che lui doveva prendere l'ossigeno adesso. Io dovrei andare a te. Dove lo vado a prendere? No, c'è quello davanti. A sé. Quello dove c'è Barry. Lui adesso metti fa... l'X. Ah, sì. Scusa. Guarda che secondo me doveva cominciare a tornare indietro, però vabbè. Però... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuoi darmi dell'ossigeno? No, abbiamo forse... uno come margine di errore. Un po' poco. Non posso dire su di poi provo activate, però posso scambiare. Puoi muovere il robottino. E ve lo muovo. E però questo chi è? Tu? E tu ne hai, quindi tu ti fai. Io non sto per tornare indietro. Che vuol dire? E dobbiamo raccoglierne di più. Ma ne abbiamo tanti. Ok, i quattro sono. Vuol dire che ce ne sono quattro giusti su. Sette. Su sette. Vuol dire che tre di quelli che abbiamo preso sono falsi. No. No, tre di quelli presenti nel gioco. Vuol dire che fino a tre di quelli che abbiamo preso possono essere falsi. Sì. E col culo che abbiamo... Quindi dobbiamo prendere tre in più, non abbiamo punti azione per farlo. Vabbè, e quindi... cosa conviene fare? Morire lungo la strada o cercare di portare a casa e poi magari non sono buoni? Cioè, conviene secondo me provare a finire comunque il gioco. Mettere giù questi due è stata una mezza inculata. Sì, perché adesso io... Sono troppo vicini. Cioè, è impossibile raccogliere quello se non per Nessuno te. Li può levare questi. No. E allora io vengo a darti dell'ossigeno. Ma no, e... non è abbastanza. Hai solo due mosse. Tienitelo per te. Sto tocca a te. Tocca a te. Esatto, spendi. Sì, sì, dove sì. Devo mettere? Ma aspetta, è vero? Tocca a lui. Tocca al Bernie. Il turno. Al Bernie. Ah, è vero, ma non sei vivo tu. No, è perché io devo spostare il robottino. Ah, sì. E il robottino non è vivo. Quindi. Il robottino non è vivo. E dove te lo metto? Il robottino potrebbe essere utile qua a questo punto. Fa uno, due e almeno... Perché se tanto baccano... Ripeto tutto questo, se Bacca vuole raccogliere questo, perché è l'unico che può fermarsi è vero, è l'unico. E raccoglierlo, ma se si muove lì poi rimane nel nulla e esatto, allora io lo manderei qui, in questo modo questo te lo attraversi. Va bene, così vi fate un bel salto. Sì, ma aspetta, se tu fai questo io posso fare uno. No, ma tu non devi raccogliere, 2, 3, 4, tu hai, devo fare 8 per poter raccogliere. Tu non devi fare, raccogliere, tu non vai lì, secondo me devi raccogliere, raccogli uno da 3. E allora Bacca come fa a raccogliere? Tornando. Esatto, o raccogli uno da 3 mentre torni, tu non hai tantissimi dadi da tirare, cioè hai bisogno di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cioè, secondo me devi tornare, ci proverò io. Tu piuttosto ti fermi qua. E ti prendi un po' di ossigeno e ti raccatti tutti i tre che riesci. Tre. Un bel tiro, grazie. Otto. Ripristiniamo l'otto. Potrei fare tre. E poi comincio a tornare indietro. Non è convinto. O ne prendo due. Tre. Uno. Tre. Sette, otto. Puoi fare con due. No, scusami, no. Mi avanza solo un movimento. Ah, sei fregato di uno? Ti servono cinque movimenti. Beh, allora, quello dopo... non importa. Perché ci arrivi sopra. Posso salirci il turno dopo. Esatto. Salire sopra è costa un'azione perché sali. Però poi ti puoi muovere. Al costo di un punto azione e due movimenti. Quindi potrei. Secondo me sarebbe meglio cominciare a tornare indietro piuttosto che prendere. No, secondo me invece. Però... è così. Allora, acchiappo. E questo costa 3. Ok. Mettici 4. La X. No, cavolo, conta. 4, 1. 5. 6, 7, 8. Vacci sopra il rover. Dai, inizia a tornare. 6, 7, 8. Okay. Brum, 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 brum. Sara? Com'è? Com'è, Luca? Brum, brum, brum. Non è Nino. No. 3. Wow, ad 3. Esempio. E sì, tu dopo prendi l'ossigeno. Fine. Oppure ti muovi... Sei qua, giusto? 1, 2, 3. No, sto pensando se può mettere un cubotto e guardarsi uno dei... Ah, sta e si, e si prepara per il turno dopo. Ah, sì, potrebbe fare. Il problema è che se fa due... poi è un altro turno. Qualcuno può dare ossigeno, dai, forse... Ok, quello che hai tu è buono. Ottimo. Va bene, è il mio ultimo. Dipende tutto. Se va bene, va bene. Se no siamo morti. Sì. 6 più 3, 9! Luca, raccogli! Raccolgo, io
No, metti cubi anche. Posso anche mettere cubi, sì. 1, 2, 3. No, non può fare 4. Quindi deve spendere 4 per arrivare lì. Oppure 6. Allora, ragioniamoci. Vai. Perché noi io posso, tipo... No, stavo guardando se potevi raccogliere 1. Allora. Perché vorrei mettere un po' di cubotti in giro per migliorare poi il vostro percorso. Questo mi costerebbe 2. 3. 6. E se raccogli 7, 8, ma no, hai dello sfido. Fallo, sì, fallo. Sì, sì. No, io sono nella casa base, perché? Non devo avere ossigeno. Hai raccolto questo, quindi. Ho raccolto questo e ho piazzato questo. Ho piazzato 2 cubotti. Ok, va bene. Beh, raga. No, sì, sì, va bene. E tu sei arrivato lì, non ti serve più respirare, non sei più in gioco. No, esatto, lì non fa più niente. Tu non hai ancora un ossigeno. Grandi, tornate! Sono qui! Allora, in realtà dipende, perché... Allora, io dipende, o provo a tornare lì a prendere l'ossigeno e poi invece di farti andare a te te lo darò al prossimo turno, o vado qua e cerco di tenere Bacca in vita e te. Io ti direi no, vai no, lì. Io ti direi vai lì. No, è più Bacca che mi preoccupa. Raccogli ossigeno. No, scusa, Bacca può andare qui e respirare da solo. Ma poi... Fede, tu hai iniziato il turno senza ossigeno? No, ce l'ho. Sto decidendo se andare avanti o indietro. Avanti, allora, indietro. Questo deve pescare Sara, però se peschi tu... no. No, beh sì, se peschi tu puoi dare tu a esatto. Sara. Quindi... La cosa che sto cercando di capire è se aiutare Sara o se aiutare Bacca. Quanto hai fatto quei dadi? Non ho ancora tirato. Sai che secondo me devi aiutare Bacca. A parte che Bacca dà una più prestazione. Ma è più lontano. Che palle. Ho appena scoperto di base cosa. Prima tiro. Che cosa? Tu non puoi scendere dal rover. No, non puoi salire tu, non posso scendere io. Cioè, che tiro di merda. 4 punti che e basta. Tiro di merda. Inizia a tornare anche tu. Ma più che altro che... Perché l'hai finito l'ossigeno, Fede? È 1. No. 1, 2, 3. E spende... non avrei nulla. Potrei darti questo. No, non posso non passarlo. Non puoi, non sei decente. Cazzo. Se tu respiri, io non respiro. No, beh, non può andare nella... No, non hai bisogno perché te li allora, può passare dopo. Vai tu a respirare, io mi muoverò e spero che tu ne abbia abbastanza da passarmene. Ma posso muoverne solo 2? O no, o appena finisci di pescare 2, rimescoli e puoi continuare a pescare. Assolutamente sì. Ah. Facciamo così. Allora... 2 sono sicuri, sì, sì, mi rompe solo le palle che spendo un punto in puntuazione in questo momento così stretto, però... In che senso? Sprechi? Spreco, ma non c'è 1, 2, 3, no, 4. Mi hai tirato di merda. Avessi fatto 5, almeno mettevo un altro cubotto giallo, merda. Sì, sarebbe stato molto utile. Miseria, che tiro di merda. Vai. Come si arrabbia? Sì, si arrabbia. Sì, un po' sì. Allora. Ok, vai, a cannone. Ui. Mi avete mentito! Lui ti ha mentito, non io. Dio. Attenzione. No, quello non si rimescola, quello va negli scarti. Oh, abbiamo perso questo. Scarti? Non c'è modo di ottenere abbastanza ossigeno. E tornando, letteralmente io non posso far esplodere, è pericoloso più di quanto avessimo immaginato. Sì, abbiamo hai fatto. Cioè, perché essendo scoperto non puoi più esplodere. Non puoi più respirare ora che è scoppiato. Ma comunque le carte lì sono lo stesso. Tu hai detto, se scoppia puoi andare avanti a respirare. Tu, ma comunque esplodere. No, se quando si esaurisce il mazzo. È Berna che doveva pescare di più. Ma non c'è sempre un esplosione. Scarica la responsabilità su di me. Sì, perché quando si va su io ho pescato un botto dopo, quindi. Dopo, però hai sprecato. Merda, no, anche se vedo più sei non puoi tornare. Parli a me? No, stavo dicendo anche se lei fa doppio 6 con i dadi con l'ultimo ossigeno non è comunque abbastanza movimento per tornare. Io non gli posso dare ossigeno. Abbiamo matematicamente perso. È possibile a tavolino. A meno che no, aspetta. 5. Teoricamente se tu poi muovi il robottino e lei fa doppio 3 sui dadi e io non faccio un tiro di merda. Va bene, ci dobbiamo sta. Mettere un botto di 5 azioni. Oh, merda. Bacca, beh, tu hai davanti la stazione d'ossigeno. Respira, perché nessuno te ne darà. E potresti mettere giù cubotti a costo minore, tra l'altro, giusto? Sì. Tra l'altro... È carino, perché... Io posso scambiare. Posso dare a voi. Quindi se tu metti più cubetti possibili. 1, 2. 3.
3. Potresti mettere un altro cubotto così. Bernie, al puoi fare 3, 4, 5, cioè 1. Sì. 2. 3. 4, 5. 5. Così hai il ritorno faccio di tanto. Vai, adesso prima carta tempesta magnifica. È veramente caruccio come. È molto aleatorio, terribilmente aleatorio. Mi piace. Però è molto caruccio. È veramente non siamo caruccio, ancora alla fase commenti. No, no, bacca! Non si mescolano così le carte di un gioco. Le rovini. No. Sì. Beh, è il gioco il suo, quindi. Va bene. E poi metterlo sull'inglese. Ma saranno fatti che i tuoi fastidio tutti in inglese, lui francese. Ma francese. Ma cosa studiando francese? Sì. Pensavo fosse a caso. No, no. Mettiamolo in francese. Io l'avrei fatto a caso. Vai, la prima. Vai la seconda. Vai, a, vai a cannone, vai a abbiamo lo posso prendere. Lui non può raccogliere, tu devi vai a cannone. Sapete cosa accade, vero? Boom. Che adesso esplode, vero? Boom. Ma tanto esplode. Tanto era solo la tua. Che sfiga. Che io non ho più ossigeno per tornare a casa. Okay, però, sono morto. Sì, sì, però se tu non la prendevi, chiunque altro, la prossima carta, quella sarebbe stata. E sì, comunque sì, solo tu potevi pescarla. Era l'ultima stazione. Allora, bacca, non è detto. Quindi? Non è detto. Quindi sono meno fortunato perché... Se faccio 9... Ah, puoi darmelo. No, allora, questo... Non puoi darlo a lui. L'ossigeno. Sì, invece. Non è... Sì. Non puoi ricevere, ma puoi dare? Esatto. No, sì. No, io, guarda, you will be unable to get a supply, developer root or activate OGS, ma io, no, container sharing. Pensavo che non potevi darlo. Da rover puoi darlo? Container sharing. Vabbè, no, glielo può lanciare. Vabbè, devi fare 9 e poi devi... Metto lì? Secondo me sì, perché almeno dai una possibilità a Sara di... Mentre di bacca lo mandiamo a fanculo. Va bene. Sì, che cosa cambia? Il rover ti fa saltare un posto, che ti fa saltare di qua o di là, è uguale, ragazzi. Quasi. 7. Allora, 1, 2, se do questo a te fa 3, 4, 5, no, io vado di 2 in 2, movimenti alla volta. 5, 6, 7. Bernie a posto, Bernie sta ancora così. Questo l'avrei dato a vacca potenzialmente. Bernie è morto. Bernie è morto. Però se no muore lui. Ti serviva 8 e devi a casa. Ma vaffanculo! Ci siamo allontanati troppo. Ma anche volendo lui avrebbe 2 di ossigeno, dovrebbe fare 6 e 6 probabilmente per arrivare. No, vabbè, 1, 2, 3, 4, 5, 2, fare 11. Nessuno ha dell'ossigeno da dare. Paradossalmente. Sara, tu devi tirare. Se fai 6. Ma tanto Bernie è morto. Sì, tanto bene. Vediamo... Abbiamo perso. Ok, però arriviamo fino. Vediamo se fai 6. Perdiamo con. Con Goliath. Cazzo! Doppio 1. 2. Va bene. Fede, vediamo te. Il Bootmaker ci saluta. Comunque io sto bene. Vai, Fede. E comunque io dovrei poter vincere. Se siamo di meno. A me servono meno. Perché ti rifiutavi? Non due. Lo so. Tra l'altro, non lo so. 3. Vabbè, 1, 2. Tu sei a casa per culo. Sì, sì, ma se uno muore per lo so. Vacca. Hai notevoli quantità di ossigeno. Abbiamo. Dobbiamo prenderlo proprio all'ultimissimo l'ossigeno. 4. Proprio come. Vanno messi giù a cannone tutti. E poi però prenderli proprio quando sei all'ultimo respiro. Abbiamo perso. Ah no, io non ho ancora un minuto di ossigeno. Sì, però... Abbiamo perso. Ah, perché tu una. Quali abbiamo raccolto? Una... Vediamo. Fallito, fallito. Aspetta, però fai l'ultimo tiro per vedere se ti potevi salvare. Non può tirare, muore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sì. Okay. Cioè, facciamo finta che lui avesse altra aria. Il mio era fallito. Fallito. 6. 7. Ah, cazzo, c'eravamo. Devo di dire. Pelo però, proprio 7 a pelo. Ne avevamo esattamente 7. Ed è l'ultimo che ha preso, quindi sì. Avevo ragione. Ragazzi, ne facciamo subito un'altra? Mi piace da morire, ma riusciamo... Che ore sono? Mezzogiorno. Non ne farei un'altra, dura troppo e dobbiamo fare... Ma no, adesso che sappiamo le regole e tutto il resto... Non è che ci ha messo tanto a spiegarle. Beh... Facciamo una fase commenti. Scusa, perché hai deciso che se decide Sara? No, perché io propongo facciamo la fase commenti, mangiamo e poi magari ne facciamo un'altra dopo. No, c'è tempo di farla dopo.
Facciamo un'altra? Al volo? Rapidissimi? Proviamo a fare una partita lampo, modificando qualcosa. Woodmaker, i nostri ruoli li teniamo o li cambiamo? No, no, cambiamoli. Cambiamoli esattamente con gli altri che non abbiamo usato. Sono altri sei? Ma sono quelli che abbiamo deciso di scartare. Uno, due, tre, quattro, cinque. Pescane uno a caso. Magari Luca ha scartato quello che piaceva a me. Vero. Atleta. Ma come sei matematico? No, pescane uno a caso, Fede, non guardarmi. Veterano. Ano. E se c'è l'ano, voglio dire. Comunque, se c'è l'ano ci dà una mano. E io non sceglierò nulla. Sì, a volte certo, ti voglio dire. Mescolate questi token da 4, token da 5, token da 3, rimetteteli giù in un percorso. Su, dai! Io li ho mescolati questi, semplicemente li sto capovolgendo tattilmente, capisco che non sono capovolti. Non guardate perché potreste vedere che cosa c'è dietro. Cosa hai detto? Non ho capito, ma guarda, va bene. Non ho capito, ma shalom. Cosa mi avete lasciato, brutte merde? Bacca, scegli? Questo non ce l'abbiamo, però, sto giro. No. Cos'è che non abbiamo? Il robottino. Il robottino è stato fottutamente utile. Once every turn you may activate OGS. What was activate OGS? Mettersi sopra. Activate l'OGS. Activare vuol dire... Piazzarlo. Quindi? E cos'è l'OGS? Pesca a caso. Una volta al turno potete effettuare l'azione per un PA, costa di meno per me fare l'ossigenatore. Ho una carta container in più. Allora, i nostri poteri. Atleta, se all'inizio del mio turno sono su una carta ossigeno attivata, un generatore attivo, prendo 2 AP. Se inizi nell'ossigeno hai 2 azioni in più. L'atleta, se inizio nell'ossigeno ho 2 azioni in più. Ti stai dopando. Quindi se hai respirato il turno prima. Sì. O se hai finito lì senza respirare. Si chiama doping. Beh, ci sta l'ossigeno, fa esattamente questo. Va bene? Fede? Vuoi un po' di eritropoietina? Veterano, mi costa 2 al posto di 3 raccogliere le risorse. Cazzo! È interessante. Non male. Quindi subito. Vedi, avevo sentito di qualcuno che raccoglieva le risorse più facilmente, allora. Bacca, il tuo? Io posso, per me costa di meno fare l'ossigenatore, costa 1. Mettiamo un ossigenatore. Scusa, 1 anziché 3? Sì. Porco Giuda, lo fai solo tu. Una volta per turno, però non posso metterne una volta. Beh, l'avevamo scelto prima di sapere le regole. Mm. È vero. Bene? Io ho una carta container in più. Io porto le vostre cose. Vabbè, ci sta, in cioè tu raccogli. Però il potere è veramente... Io sono il recluta e posso ritirare i dadi una volta per turno, ma tutti quanti. Beh. Cioè, se ho fatto un 3 li voglio ritirare. Ok, però sti cazzi, sai quando ti capita il doppio che dice all o up? Tutti. Ok, peccato. Va bene, chi comincia? Chi ha i piedi più pelosi? Io. Vai. Sono morto io. Beh, cominciamo con Bomberoni, giusto? Quello che mi serviva prima, ma sì, che non è arrivato. Corri, ragazzi. Faccio il cazzo che mi pare. Piscio sull'arco, ok. Cago sulla barra. Oppure faccio il cazzo che mi pare. 6, 7, 8. Puoi mettere 3 cubetti. Oppure faccio il cazzo che mi pare. Ma fallo in fretta, visto che è una partita lampo. Sì, sto guardando quanto costa. 1, 2, 3. Sicuro? Ma metti 2 cubetti uno davanti e uno dietro. 4, 5, 6, 7, 8. Però effettivamente ci sta a mettere sulle X. Perché comunque ci rimangono sempre la possibilità di raccogliere. Okay. Fatto. Quanto costa mettere un cubetto? 3, 2. Tra l'altro potevo mettere un ossigeno effettivamente anziché raccogliere. No. Non mettere lui. Già detto. Costa un cazzo. Il baccone può mettere l'ossigenone. 2, 4, 6. Cazzo, con il mio personaggio di prima sarebbero stati 6 più 3, 9. Che faccio? Lo tengo lì? Beh, tu hai fatto 3, 3, 6 e 3, 9. Me lo tengo, dai. Perché se 6 no, te lo tieni tu. Aspetta, che tieni per non te, non darcelo neanche, non lo vogliamo, che schifo. 1, 2, no, 3. Quello lo salti. 1, 2, 3. Cioè, io li prendo apposta perché tanto. Oppure faccio. Potresti 1, mettere 2, 3, un altro coso. 4, 5, 6. Sì. Ah sì, beh, tu dici raccogli e... Raccogli o metto il cubo? Raccogli e metto il cubo. Raccolgo e metto il cubetto. Abbiamo capito che dobbiamo riempirci di cubetti per tornare facile. E mettervi preferibilmente su cose che non vogliamo raccogliere. Luca?
Io ho fatto perché... Allora, spendo slot, 2. E poi magari lo butto dopo. Tiro. 4. Non è moltissimo. Scusate, ho girato i dadi per sbaglio. Ma tra l'altro... Se sono sulla cosa di ossigeno. E effettivamente io vado in combo molto bene con lui. Sei stato fortunato a arrivare qui. Sì, l'unico problema è che vai prima di lui. Perché quando sei da qua in poi... Cioè, tornare indietro è uno spazio... 2. Cioè, allora, con i due ossigeni che avevi... Io sto pensando di iniziare a portarmi un po' avanti, perché così nei prossimi turni, sperando che lui mi mette giù le stazioni di ossigeno, io ottengo sempre delle azioni extra su quelle. Quindi, semplicemente di avanzare, mettermi lì ed essere pronto per i prossimi turni. Perché vai. Così... Ok. Spendo da 3. È arrogante a spendere da 3. Spede un arrogante. L'abbiamo fatto tutti. Tu 7. Io non l'avevo da 3. Come no? E no, se tira bene, da 2. Io mi tolgo. Guarda, che è caso uno casuale. Bacca ne ha 2 da 3. Maledetto, mi ha ciulato l'ossigeno. Ah, perché sono casuali quelli di partenza. Pensavo che fosse... Prima era tutti che 1. 2. 3. Sono 7. Ne ho ancora 4. 4. Raccogli il 4? Sì, raccoglielo. Aspetta, sono 4, sì. Queste sono 7, ne avrei ancora uno. Non prendi, non guardarlo! No, non l'ho visto. L'hai visto. No, 7 non ne hai più, hai 7. Comunque lo fai 7. Non lo faccio a 2 io. Il tuo gather supply costa 1. Ah, ne hai ancora uno? Tappalo. No, non costa 1 tappare. E muovi, vai, facci sopra. Posso muovermi qua così? Facci sopra, lo tappi tu. No, non conviene in realtà, perché questo non può prenderlo nessuno. Perché? Per ora. Perché ci sei tu qui. Vabbè, io posso prenderlo. Può prenderlo Rosino quando inizia. O può prenderlo Federico il prossimo turno. Che cosa spendi? Beh, sta. Sì, poi comunque, contando che io devo prendere le cose a meno, conviene che mi sposto il più possibile in avanti. Sì, è vero. 3, 7 punti. Allora, 1, 2, 3, 4. Sì. 5, 6, 7? E per piazzare e doppia... quello da 3? Quante ne vuoi piazzare, scusa? Di... No, sto pensando di piazzare un ossigeno. E prendere quello da 3? E prendere uno da 3. Ok. Oppure aspetta, perché 1, 2, 3, 4. 5. Ah no, questo non si può raccogliere finché c'è però questo. Però poi puoi arrivare qui e mettere giù l'ossigeno. Se metti un ossigeno qui, Luca può andare sopra l'ossigeno e raccogliere... Non può raccogliere 4 perché ci sei tu. Però... Scusate. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 se metti giù l'ossigeno. 5. E lo metti poi. 6, potresti piazzare 2 ossigeno qua. Sto pensando, no. Ma lui è solo il primo paga 1. Solo il primo paga 1. Ah, mi ero dimenticato. Anche a me sarebbe piaciuto fare ossigeno, no. Sul primo per il turno. Solo il primo del turno, okay. Sì. Cioè io potrei mettermi qui e metterne uno. Se no ti metti più avanti. 3, 4, 5 e lo piazzi qua, tipo. Mettine però, secondo me sai che invece metterne 2 non è una brutta idea. E ma dove? Dovrebbe metterlo qua. Lo so, ma... Però no, è meglio che lo metta più avanti perché il doppio ossigeno posso farlo più avanti nel gioco. Va bene. Vai. Quindi allora, mi hanno detto 1, 2, 3, 4. Hai tra altri 3 punti. 5. Sì. Potresti metterlo. 6 e poi lo piazzi. No. Tanto dobbiamo tutti lui, andare. Luca tira solo due dadi. Se fa un numero di merda deve poterci salire sopra. Ok. 6, 7. Sì. Vai, ci sta. Va bene. Grazie. Quindi meglio qui o qui? Meglio lì. Meglio qui. Io potrei qui lui. Lancia due dadi, spende l'ossigeno del 2. Sono titubante. Porco! Mi sono accato nelle mutande. Non è importante. Scusa. Basta. Ti muovi di 2 e basta. Perché finiva con Dio campante. È il mio prossimo. Torni indietro. Fanculo. Fine del gioco per me, giocate voi. Esatto. Ho usato bene il mio slot extra per una risorsa da 3, forse fasulla. Mi ritiro. Sono le risorse meglio spese. 6. Decisamente meglio. Cazzo che rookie. Tu cos'è che hai? Puoi ritirare? Una volta posso ritirare tutti i dadi, non per bomberone però. E vuoi raccoglierlo e metterci difficile. Eh?
Vuoi raccoglierlo e metterci un sasso? Un sasso, scusate. No, non voglio raccogliere altre schifezze. Sì, anche una rotta. Tre. Un po' particolare, il cubetto giallo sia una rotta, però. È giallo per la cronaca. Però è un brutto momento per fare, sai. No, puoi mettere un ossigeno in qualche punto qui. Anche. Vero, cioè vero, lui lo paga in meno, però un ossigeno lì. Sì, ma ragazzi, mettiamoci in pace che anche noi dovremmo mettere giù degli ossigeni. Sì, io dovrò farlo probabilmente. Okay. Effettivamente fare. Perché Luca sicuramente dovrà prendersene uno e prima o poi servirà uno, tutto. 1, 2, 3 e metto giù un ossigeno. Dove? Qui. Vi dico una roba simpatica. Posto che uno può creare gli ossigeni anche solo per poter raccogliere una risorsa che è in mezzo a due cristiani. Sì. Ma se noi prendessimo tutte le risorse qua dietro, abbiamo vinto, perché ce ne sono 7 esattamente. Sì. Cioè noi potremmo solo ignorare la parte finale. Sì. Pensiamoci. Sì, noi possiamo farlo. Beh, però sono tanti. Sì. No, cioè, certo che tra 5 giocatori. Però se uno raccoglie cubetta, riesce a farsi un attimo di cose saltose. Ma credo che a quel punto diventa un problema più che altro di spazio, gestire sia i carichi che la lì. Allora, io sto pensando raccogli. Di sì. Sto pensando di raccogliere questo e mettere il cubetto. E mettere il cubetto. E poi ti rimane ma non di cominci dallo sì. Ah, te dici. No, cioè devi cominciare dall'ossigeno. Beh, possiamo farlo qualcun altro, raccoglie l'ossigeno e glielo passa. No, è che. Però non voglio prendere adesso l'ossigeno. Non sei obbligato. Tu, però, se cominci sopra l'ossigeno, non c'è mica due punti azioni in più. Sì. Secondo me potrebbe essere un buon momento per cominciare a raccogliere. Secondo me è buono prendere questo e scubettarlo subito. No, vedi tu. Il problema è che se lo cubetta non può andare sull'ossigeno, quindi avere il bonus il prossimo turno. Potrà averlo un altro turno. Tanto su cosa faremo sicuramente poi? Sicuramente questo lo prendo. Ok. E sono 3. E sono 3. Ne rimangono ancora 2. Potrei o metterci un cubotto. Puoi fare 1, mi dai un ossigeno e poi... Adesso io e mia sorella, quando ci giocavamo all'aeroporto di Essen, perché stavamo aspettando il volo, mi ha fatto 30 partite, ma le avremmo vinte i 2/3. Ma perché non usavate l'X? No, ma sai che probabilmente invece... Erano avvantaggiati se non dovevano passare sul no, no, probabilmente invece lo giocavamo giusto. Vieni? Grazie. Allora, ho dato l'ossigeno a Sara con la mia ultima azione, così adesso posso respirare. Ha senso che faccio il respiro? Sì, dai. Beh, a questo punto devi. Tu è che devi mischiare? E se per caso ti sei... Se per caso pesco... Una tempesta, può abitualmente ridare l'ossigeno. E quindi è stato tutto in esatto. Però dai, al massimo faccio un tiro di merda e siamo fottuti. Vai. E 1. Vai, a nastro. No, perché se la rompo non ho il bonus, eh. Ma mica pesca. No, non è vero, devi iniziare su una zona di ossigeno. Su una zona di ossigeno attiva. Eh sì. Però almeno 2 secondo me sono necessari. Almeno 2 sì. Vuoi ti fermi qui? Io mi fermo qui per ora. Ok, va bene. C'è piccato, se no era una mossa sprecata. Hai detto pavido. Voglio raccogliere. Allora. Comunque Luca, qualsiasi cosa fai è una critica. Sì, infatti. Criticona. Cazzo, sono 4. Io sono qua. Allora, posso finire sull'ossigeno, prendere questo, però un punto sprecato, sono 1, 2, 3, ma non posso prendere. Te cose che fai prendi più facilmente, eh? Sì, però in questo momento l'unico che posso prendere è questo, o potrei prendere questo. O puoi mettere dei cubetti. Ma tu vallo a prendere. Quanto hai fatto tu? Quale vado a prendere? 1, 2, 3, cubetto giallo. No, ne ho 4 in totale. Sì. Ah, il cubetto giallo vale 2. Ci siamo abituati con me che li mettevo. Vero? Hai cambiato personaggio e adesso non faccio più niente. Però guarda, che ci sta a prendere. Questo qua secondo me è un... Io il prossimo turno inizierò a mettere probabilmente un cubetto qua. Uh-huh. Eccellente! Però ci può andare, ci può andare quell'altro, eh? Inizierò probabilmente a mettere un cubetto qua e io mi occuperò di mettere i cubetti. Il problema è che poi tra poco mi servirà ossigeno, però da... Vai. Salve. Anche a Bernie comincerà a servire ossigeno. Sì. E vai, occupati di questa zona. Manca tanto uno dei suoi punti è sempre piazzare. Passare un ossigeno proprio così. Quale del due? Io cerco di rastrellare, insomma. Vai. Rastrella col rastrello. Rastrello col martello. Aia, 5 non è un potevo rastrellare un po' meglio. Allora, quindi 6.
Raccolgo? Non io mi metterei fermo. Almeno un altro ossigeno, sai? Dov'è io che... raccoglierei, metterei il cubetto e metterei l'ossigeno. Sì, no, 3, 6, sì. Allora, dove raccolgo? Verso... Quello che vuoi. Quanto ti costa raccogliere? 2. Tanto quello che raccogli metti quindi sul 2 o 3? 2, 3, 3, raccogliere 3. 3, 2, 1, sì, e poi lo raccogli quello che ben calcolato. Sì. Verso di voi? Sì, sì, è sì. Che avevo capito che a lui raccogliere... Perché così se arriviamo è più semplice saltare oltre di te e prendere quelli che valgono. Se raccogli quelli dopo... bisogna fermarsi sull'ossigeno per recuperare le sue cose, cioè per recuperare. Oh, cacchio, l'ho quasi ruotato. Scusate, ok, girato. Cubetto giallo. Ossigeno. Dove metto l'ossigeno? Più dall'altra parte. Sai che, non male. Aspetta, sì, ve lo allontano o ve lo avvicino? La cosa è quella. Cioè, anzi, sì, è meglio metterlo. Non è meglio metterlo verso il ritorno? Ne abbiamo altri due. Va bene, mettilo lì. Perché a me la cosa del fermarci qui non dispiace. Anche a me, in realtà andare oltre è veramente volersela rischiare. No. Cioè, sai cosa? Dovremmo mandare avanti chi ha un buon supply di ossigeno o un buon... Tu dovresti andare avanti, perché hai delle azioni extra quando ti fermi sull'ossigeno. Credo che vi piccono la zona dietro, così vi facilito. Qual è il tuo potere? Ha azioni extra quando parte dall'ossigeno. Cioè, però vediamo adesso. Magari vai avanti, fai un ossigeno e al ritorno hai il boost. Bene, cosa vuoi fare? Vado bene, un secondo. Io ho visto, ho fatto un bel 6. Mettere un coso di ossigeno non sarebbe una brutta idea. E poi dove trovi te, così ce l'abbiamo per il ritorno. Il problema è che magari... se raccolgo, poi però non ho più azioni, qualcuno mi dovrà dare ossigeno. Ce l'abbiamo perso. Dove ti fermeresti? Oppure potrei mettere un cubetto, faccio farlo uno, io. 2, 3, metto il cubo giallo qui. Benny, io ho 2 di ossigeno e sono adiacente a te, potrei dartelo un ossigeno? Sì, me ne hai solo 2. Però effettivamente 1, 2, 3 e poi metto un cubetto. E poi pesco ossigeno, così però me la cavo da solo. Così. Io conta che ho quello da 2, però posso ritirare, No, no, ma vabbè, ma secondo me scambiare, a meno che non sia esattamente necessario... E preferisco pescare. Tanto se qui c'è la carta di merda, il primo che pesca lo spacca. È meglio magari che lo spacco io qui, che almeno quelli prima, voi che siete tutti prima di me, magari possiamo gestircelo un po'. Non lo so, cosa ne pensate? Metto cubetto, giallo, accorcio il percorso. Dai, 1, 2, 3. Per me va bene lì, perché l'importante è che 4. Nessuno sale lì, o meglio, l'importante è che perché? Qualcuno me ne lascia uno di questi due. È più lontano! Ma metti qua il cubetto. Metti e tu dici fai un altro movimento. Cazzo sì! Sì, meglio. Ok, però bisogna che nessuno sale su quell'ossigeno più vicino a me, perché mi serve fare il movimento. Io poi ci provo, ragazzi, Così almeno c'ho bacca vicino. Vabbè, però lui può evocare una nuova cosa di ossigeno. Vero, dai. Primo, vai! Olè. Però vado avanti a oltranza. Però aspetta, cazzo, io al mio prossimo turno non avrò molto da fare. Guarda che anche piccolare il percorso non è male. Sì, lo so, ma la cosa che funziona bene per me è... Raccogli. Se arrivo qua, io non ho più ossigeno. Ci pensa Bacca a dartelo. Oppure te lo do io. Cioè, secondo me io devo puntare a riempirmi. Sì, esatto. Perché ho un sacco di slot. Vado avanti? Vai a oltranza. Cazzo, che sfiga. Cazzo che sfiga. Distrutto. Però hai evitato a Fede di morire. Esatto, quindi adesso Fede tu puoi pescare tranquillo. Cioè questi qua sono tutti buoni. Ce ne sono 2. Cioè, no, uno di partenza. Solo uno di partenza. Questi qua sono tutti buoni. Dovete pescare a nastro. Tocca prima a Sara. Però Sara ne 2 ancora. Però Sara no, vero? Sara salta il tuo. Oh. Vai. Le stazioni di ossigeno l'hanno cubettata, sì, ne ho appena spaccata una comunque. Quelle spaccate l'hanno cubettate. Sì, sono tutte X che rompono le palle. Tutte cose, strategie che alla seconda giocata vengono in mente. Io potrei andare qui prendere questo. Io gioco a caso, sempre. Così poi Fede può muoversi qua e prendere questi due. No, perché ci sei sopra te, può prendere solo l'altro. No, io mi metto qui. Esatto, quindi non si mette qui per questo. Vabbè, ci sta. Tanto il prima raccolta costa 2 o tutte le raccolte? Tutte le raccolte. Però dipende tutto da... Io tiro solo 2 dadi, non ho uno blu. E allora, in realtà, ci sta che bellissima. 1, 2, 3.
per raccogliere. Cazzo, il robottino prima era veramente utile. Metti la X. A questo punto vado io, spendo. Io. Spendi, espandi. Tu ti hai più 2. 3, 2, 5. Allora, io direi che cubetto. Sì, e costa 2. Cubetto. Raccolgo. Sì. E basta. E non pesco ossigeno. Sei sicuro? Il prossimo turno ce l'ho ancora. Mm. E sappiamo che questi sono tutti buoni. Sai sono, che... sono lì sopra, cioè sono... il problema è che se sei lì però non raccogli, occupi uno spazio che può essere utile ad altri e non stai raccogliendo. Qualcuno di noi ha interesse di prendere quell'ossigeno? Non in immediato, non credo. Immediato. No, ma perché ma io scusa, comunque ho intenzione di andare lui... qua. E poi potrei mettere un altro ossigeno, eh. Ah, è vero, è vero. Raccolgo, metto lo metto cubetto e il prossimo turno potrei metti mettere l'ossigeno. Va bene, dai. Chi è il giocatore chiaro? Tu? Sì, io sono il bianco. Allora io mi devo togliere da lì così tu raccogli. E mi date un... chip. Io cercherò di raccogliere... Occhio che Fede ha finito. Di... Vai Fede. Ti faccio... 4. 4. Vabbè, 4 è buono. No, 4 è meglio, sì, sì. Tu sei purple. Allora, sì. Sì. Purple. 1, 2, 3. E potrei raccogliere, però... Poi qualcuno ti deve dare qualcuno ossigeno. Qualcuno mi devi dare ossigeno. Anche se un po' qualcuno... provare andare fino qua, perché poi cosa succede nel senso... Vabbè, lì si arriva e si mette, ti si mette una... Riccardo io così ne avrò già 3, dopo che ho preso questo secondo me devo cominciare a tornare indietro. Cioè, Fede, scusami, che... e se andassi all'indietro raccogliessi quelli da 3 e tappassi quelli già, da 3. E giallassi qualcosa? Ma perché lui ha solo 4, Sì, se tu andassi all'indietro sono dato Luca 2, 3, 4. E io ho solo... Vuol dire raccogliere uno. Però in realtà io tanto puntavo... Ah, non hai ossigeno. Cioè, se... Se tu arrivi già lì qua, sei vicino. Se tu fai uno, ragazzi, c'è un problema. Arriva il tuo turno, il tuo usino, fermi, non è fermi. C'è un problema. Ed è un problema grosso. Se, lui, se adesso nessuno, cioè adesso chi di noi prende ossigeno non lo può dare nello stesso turno. No, no, aspetta. E da qua? Se Fede va qua e raccoglie questo, io all'inizio del mio turno. Prima, il, no, all'inizio del tuo turno lo devi dare. Lo uso, è vero. Non è vero, io non posso Fede no, deve devo prendere per forza andare sull'ossigeno. Fede deve prendere ossigeno. Per tutti che... noi adesso scusa, dobbiamo. Se invece in Fede modo. Fa quella cosa e prende quello, nessuno gli può dare l'ossigeno. No, perché io lo devo spendere, Bacca lo deve spendere. Tutti devo, dobbiamo spendere. Devo farlo beh, forza. Sì, lo spendiamo, non si fa in tempo a raccogliere. Ah, perché è l'azione finale. Sì, è vero. No, lo devo fare per forza. Devi prendere io... tutto, tutto tra l'altro. Fanne un altro. Hai un'azione da 4. Vai lì e fai un ossigeno lì accanto. Quello posso farlo, posso, però non abbiamo più ossigeno da mettere dopo. Cioè, se posso fare uno e muovermi di qua, cioè uno qua, uno qua. Ma allora, bene, è che li dovremmo usare. Quindi, mettere se ci vai e piazzi una. Ne piazzi una. Tra l'altro, io muoverei io e poi lo piazzerei qui, accanto all'altro. Sì. Allora. Così non ci pestiamo i piedi quando esatto. Dobbiamo raccogliere cose. Ok. Lo crei lì accanto. Va bene, e pesco. Vai. Però aspetta, 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 aspetta. Fai pure fino a 3. No, non ti sei mosso. Sì, si è mosso. 1, 2, 3, 4. Ha finito. Pesca fino a rifullare puoi perché tanto rifullarti... sono tutte buone. Sì. Voi non posso più, non ho più... No, per l'inizio... Ma non ti preoccupare. Ha pescato 2 da 3. Fermi. Ha pescato 2 da 3. Se sono tutti buoni servono anche a me perché io adesso vorrei spostarmi e respirare. Sì, no, ma questi sono 3. Io fateglielo prendere. Sicure? No, sì, e allora fullati, fullati. Tanto al prossimo turno devi respirare. Uno sicuro lo usi, quindi in realtà è meglio. Ok, va bene. Eccomi qua. Allora, e tu hai fatto il tuo. Io, che uso il mio oxygen. Perché non lo so dire in francese. 3. Bello basso. Sono qui. Allora. Vai, devi andare su un ossigeno, eh. Posso farne uno. Ah no, aspetta, non è detto perché c'è Fede che può darti. Che fare, perché... Però il problema è che se facciamo l'ultimo non abbiamo uno da rimettere nel ritorno, quindi... Ma è questo? Forse dobbiamo cominciare a minare già la parte finale. Il ritorno, in qualche modo. Io, quello che faccio io è minare, ragazzi. Allora, aspetta, però. Queste sono le nostre stazioni del ritorno. C'è neanche una che possiamo mettere. Esatto. Cioè io potrei metterne una tipo qui. Sì. Secondo me non è male metterne una lì. Sì. Allora io. E ti costa solo. Delle mie 3 vado. 1. Vai. È fottutamente elegante come gioco. 2. Fottutamente elegante come gioco. Era 2. È un power player terribile. Cioè il rischio di alpha player è terribile. Però. Vabbè. Però con le abilità differenti un pochino. Mm.
Sai cosa? È come le patatine. Sai cosa? Però credo che la rigiocabilità sia limitata. Qua. Sì, vado qua, così se qualcuno va qui può raccogliere questo. Sì, tipo io. Per vincere, tenterai sempre quello. Vai. E la variabilità qui dentro non allora è possiamo scegliere o me la lasci così ho una sicurezza quando sì fullo, però non è abbastanza per giocarlo oppure no sai cosa full secondo me dovresti andare vai a nastro e ora si mischia mettete una di quelle lì negli scarti rischio di farla saltare che tanto è vicina sì, c'è un rischio vai 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 non importa non importa chi sei tu? Sì ce n'è un'altra vicina allora o ti tieni uno slot per prenderti un altro di questi da tre dopo però tu, tu sei il bianco, quindi qua io questa la prendo io se, mio, se hai in tali una cosa, però. Io vai. Ho il mio ultimo di ossigeno e poi sì, vabbè, ma c'è. Vado? Vai. Rischiando di farla saltare. Vai. Vado finché vai. Non salta. Oppure comincio ad andare con una. Beh, se adesso vuoi, fermati. Io mi fermerei adesso, sai. Se non puoi più raccogliere. Ma tanto per il prossimo turno, prima cosa spendere l'ossigeno, quindi ah, è vero. Sblocca. Allora quindi sì, ancora io fullerei. Potresti fare. Fulla. Dai, è stato deciso che devi fullare. È rischioso però. Bene. Spendo no. Il nonno? No, nonno? Il mio ossigeno da 3 per fare 1-1-1. Spero di no. Spero proprio di no, perché se non faccio almeno 7. Infatti, mica, complimenti. 1. Aspetta, prima di decidere cosa fare, sappiate che questo io ho costa solo 3. Un ossigeno. Qui metto un coso da 2. Tu sei questo. Qui posso mettere un coso da 2, vado a 5. Cazzo, mi avanzano 2. 1, 2, 3, 4. Beh, però Federico se n'è andata con dell'ossigeno. Sì. 6, se n'è andata con dell'ossigeno, 7. Quindi hai due postazioni dell'ossigeno. Quindi raccogli quello lì invece di quello là. Così io ottimizzo al massimo, faccio 1 2 3 4 5 6 7. Guarda che te ne avanza uno perché no, qui perché non salti. Devi tornare, Esatto. Non solo salti, anche, salti anche questo, perché tu hai contato questo, ma no. Eh no, perché questo non si salta, si fa. Salta. Ah no, perché 1 tu sei quello 2 3 4 5 6 ah, vero, non elevati di lì perché io muoio. Ma non preoccuparti, loro due se ne andranno. Puoi dare uno dei tuoi oggetti a Sara, ma anche lui sta morendo. Ah. Io devo mettermi dell'ossigeno almeno uno. Tra l'altro, visto che ci sono sopra io adesso lì, li prendo. Sì. Non magari tantissimo, ma almeno 2-3 li prendo, perché a te ti dovranno dare l'ossigeno. Tanto qui Sara non ci puoi andare adesso, quindi forse ero non, tanto, ma guarda se che tu forse non qualcuno della passa, posso passare. Se noi decidiamo veramente di raccogliere tutto lungo la cosa, questo non ci serve, cioè forse ti conviene prendere questo e non consumare quell'ossigeno in qualche modo. Dici? So. Allora, non hai tutti i torti, Allora, se faccio 1 2 3 4 5 6 e basta 7 ci vai sopra così lasci l'ossigeno libero no perché no, tu devi perché respirare. Lui deve respirare . Cioè la differenza è che ho messo un cubettino qui va bene sì. Cioè per carità da una mano a Sara a tornare indietro però lei ha bisogno dell'ossigeno qualcuno darà a Sara l'ossigeno dai glielo darò io per forza Sara, ma allora prendo il 5 o prendo il 4 allora se tu se prendi tu questo puoi, io posso prenderlo. Dipende da che cosa faccio però potrei fare 1 2 3 4 e poi restare lì e sperare che qualcuno venga. Scusa un attimo, se tu vai qui puoi prendere l'ossigeno da lui durante il tuo turno? No devo solo dare. Io devo darle l'ossigeno. Ok, però se concludi il tuo turno lì la prima cosa che fa lui durante il suo turno è dartelo se torni il turno qui. Sì, ovvio. Ma perché dovrei terminare il turno lì? Non posso fare, cioè dipende da che cosa faccio. Beh, il problema è che devi terminare comunque, il turno. La differenza è o metto il cubo giallo o non lo metto. Vogliamo metterlo? Perché se non lo metto prendo quello da 5. Sai no, cosa? No. Abbiamo la sicurezza, se prendiamo tutti quelli bene, abbiamo la a posto, sicurezza. Basta, però pesco. Ho il dubbio perché ossigeno? Vado? Semplicemente allora, perché poi non vorrei che Sara c'è la cosa dove appunto dove ci sono pochi spazi. Io la farei no, un altro. Deve darmene uno. Devo darne un po' a lei, Cazzo. Appunto. Cazzo. Ho capito, però il prossimo sì, comunque, sì, comunque si sarebbe spaccato, quindi adesso ha senso effettivamente fare così. Va bene. Credo che questo gioco più si è peggio è.
E dipende, perché magari è bilanciato, non so. No, chiaro, possiamo dire, dobbiamo chiaro. Prendere questo. Cioè, magari è ben bilanciato, intendo. Non io so, faccio... Non possiamo ancora... Io ritirerei. No. Io potrei fare... Uno. Sì. Due, tre, quattro... Sì. Cinque, sei, e finisci qua. Sì, va bene. Cinque. No, devi muoverti. Questo c'è. Devi fare ci cammini sopra. È vero. Sì, allora faccio quindi uno. Due, tre, quattro. Cinque, sei. Così ti posso dare l'ossigeno. La prima cosa che fa lui al suo turno è darti ossigeno. È scappare. E intanto io e Bacco cominceremo a levarci le coglioni. Così poi noi possiamo metterci lì. Allora, se non si spacca. Allora, io metto io ho preso tanto ossigeno via questa. Però è rischioso, lì vuol dire che 3, 6, no, sono 12 occhi di serpente, però è 4, sì, ci servono 12 punti azione per recuperare quelli. Metti un cubetto davanti a e prenditi dell'ossigeno, prenditelo, cioè adesso devi, anche perché ti devi lavare dal cazzo da lì a un certo punto, però mettere il cubetto, ma che se lui comincia a prendere l'ossigeno poi diventa rischioso per voi quando state tornando a prendere l'ossigeno. Però cioè... Perché quante carte rimangono adesso? Niente. Scusate. No, queste sono tutte free. No, ce n'è una. No, sono 4 in totale. Queste sono 2, le altre 2 sono là. Sì, queste sono tutti free. 4 in totale. Io non credo. Sì, probabilmente non potete controllare. Sono 4, non sono. Però. Io ho fatto 4 punti. Pronto. Purtroppo, porco Giuda, devo farne almeno uno perché almeno raccogliamo una risorsa. Invece così. Perché non ritorno scusa, indietro. Scusa, vuoi non fare 1, 2, 3, 4. E poi rimango lì e muoio. Ah. A meno che qualcuno non arrivi qui, esatto. Io posso farlo io volendo. Uno, due. No, è un problema. Chi è il viola? Perché io. Se tu. No, scusa, Fede, io se fa viola. Uno, due e lo può fare, gli darà per oddio, forza può anche fermarsi qui, così questa è per chi ha effettivamente. Sì, perché io con un altro blu. Perché così puoi arrivare. Puoi arrivare qua, esatto. Può raccogliere questa e darmi l'ossigeno. Sì, dai, facciamo così. Vai. È rischioso. Però... No, sì, perché se faccio un tiro di merda adesso è rischioso. Vai, Fede. Però spendi quello da 3. No, quello sì. Però è un gioco casuale un po', quindi sì. Ci sta a rischiare. Cioè, non mi posso, non mi posso incazzare più di tanto perché giustamente sono i dadi a determinare. Però lo puoi ancora fare. No, posso farlo, non posso raccogliere. 2, 3. E... Dare ossigeno a 4, 5, è finito. O meno no, che qualcun altro non arriverà qua e mi darà un ossigeno. 4, ma non posso raccogliere. Costa 1 dare cose? Eh sì. Ah, per cui era gratis prima, ok. Non posso... Allora... Io direi, ragazzi, Federico raccoglie. Lui e siete voi ad... Esatto. Sicuro? Sì, raccogli. Ha senso. Quindi io mi fermo sull'ossigeno, se ho abbastanza... Vabbè, sì, ce l'ho. Beh, il minimo sì, ce l'hai. Anche minimo... No, beh, devi... 1, 2, 3, 4... Aspetta. Quasi. Sì, no, 1, 2, abbiamo detto perché ho fatto 5 in totale. E lo qua ho fatto 1, 2, 3, sì, 4, madonna, 5. Come ci siamo incasinati lì la vita. Perché? Adesso per raccogliere bisogna aspettare un turno intero. Sì. Che super. Uno arriva qui e raccoglie l'altro, ma sta bloccando l'ultimo. Ma no, può muoversi dopo che ha raccolto. È vero. Devi fare un bel turno. Dobbiamo ricordarci di non cubettare quei lupi. Se no, una risorsa vai, è imprendibile. Ma eccoci. Ma sicuramente comunque siamo stati dei fottuti pavidi. Tre o due dadi? 3 perché devo fare cose. Sì, no, secondo me spendi l'ossigeno. No, 3. Porco Giuda. Da che parte stai tu? Lo sai. Appunto. 5, vabbè. Allora. 1, 2, 3. Dai qualcosa a Luca. 4. E basta. 4, non ho più ossigeno da fare, avrei avuto un ossigeno simpatico. Respiro. Aspetta, quanti ce ne sono? Sono 3. Lasciane qualcuno a Sara. Quindi qualcuno. Sì, così devo prendere. Così due ti bastano. A te 1, 2, 3, 4. Beh, in effetti sì, ti bastano. Sì. Beh, magari riesco anche a raccogliere qualcosa. Sai che secondo me invece... Sì che gli bastano. Per andare avanti. Lei ha poco spazio. Vabbè, tanto di sicuro vabbè, tu devi tagliene uno di ossigeno. Dai. Sì. Sì, per forza. Io ho una mossa. Ah no, perché ho terminato respirando. Vai. Bernie. Io tiro due dadi. E tra l'altro, questo è uno dei poteri più inutili del gioco. È vero, non mi piace per nulla il tuo. Avere un slot in più non serve proprio un cazzo. Vabbè, 5 è un ottimo tiro. Allora, 1.
2. Cazzo, peccato, non posso mettere il cubetto. 3. Allora, blocchi 4, 5, una, blocchi minchia, con un cubetto. Spreco 2 non punti. Bloccare l'ossigeno, io sennò come ci arrivo in fondo? Spreco 2 punti. 2. Non posso mettere un cubo. No, sto pensando se andare qua. No. Ma anche perché non serve, è dietro. Noi non ci torniamo più lì. Se no puoi andare avanti e non far... No, devi farlo adesso. No, Lui deve ossigeno. Ah, perché tu hai finito la... L'unica cosa è che... Cazzo, potresti perdere i tuoi, gli oggetti suoi, almeno sfrutteresti il fatto che hai un po' di inventario. Non posso, devi darmi... Fa cagare il fatto che hai uno spazio in più, ma non puoi prenderti gli oggetti degli altri. Perché you may share the contents of Aspetta, your però, container. Però, il turno prima non avevo punti per darti oggetti, comunque. No. Quindi, basta, non si può fare molto altro. No, a meno che non no, io stavo pensando è che se anche ci vorrebbe lui si che il container qui, card la sua Anna abbia una capacità particolare. Ossigeno, non posso farlo. Ah, perché non siamo dietro. Ok, posso anche take. Ah, take, si può allora anche prendere. E qui è spiegato quando mi, quando mi hai dato prendi. Dai, dammi tutto. No, aspetta, tutto. Che cosa cambia? Cosa... Lui ha uno spazio in fa più spazio ossigeno. È l'unica utilità. Fa spazio ossigeno a lei. Vabbè che dai, dammi anche questo. No, aspetta, questo me lo tengo. No, tu non hai capito, io posso take, non è che tu decidi, sono io che take. Cioè tu, se io non voglio darti, tu non prendi. Ok, allora non ti do neanche l'ossigeno. E allora mi leggo la 4, benissimo. C'è stato un ricatto. Però che ci siamo subito capiti. Pesca, c'era molto arcane con la fasula. Tra l'altro magari uno di quelli fasuli. Pesca l'ossigeno. Vabbè, uno è sicuramente buono. La domanda è, pesco anche secondo? Sì, perché sennò non arrivo in fondo. Tanto non posso spaccarlo in questo momento, vedi? Ho ragione. Ok. Bene. Sì, lanci più dadi. Li ho già presi. Quattro. Quattro oppure posso ritirare? No, tu tanto devi mica fermarti. Quattro è una buona no, media. No, non è vero. Su due dadi è un'ottima media, qua. Sì. Rischi di fare meno. Ok. Cosa fai tra l'altro? Allora, la cosa è che con quanto teoricamente potrebbe già arrivare qua fintanto che qualcuno gliene dà una al prossimo turno. No, perché stiamo bloccando i due che dobbiamo raccogliere, quindi non devono essere toccati. Non posso fare altro che raccogliere l'ossigeno. Ma sono sicuro che sì, beh, per essere e sì, perché se non ce l'abbiamo anche sicuramente se lo bene. Quindi ma quelli potrebbero essere due. No. Al massimo se okay, riuscite e che non lo sappiamo, no, quello sì. Non è che allora però ci servono sicuramente. No, la cosa è che se saremo messi di merda, dovremmo scommettere che magari ne lasciamo uno giù e dobbiamo sperare che sia uno guasto. Sì. E facciamo proprio una mega scommessona. Sì. E io lo farei. Potremmo farlo. No. Allora, ragazzi, è vero, non è necessario. Cazzo. Prenderli tutti. Porca troia. Ah, qui tra l'altro me l'ha messa un'altra. Sì. Oh, questo è un problema. Ah, lei ha provato a respirare, non ha ottenuto ossigeno. Quindi vuol dire che al prossimo turno Benny dovrà fare di nuovo la stessa mossa. Per no, fortuna che ne hai raccolti due. Sì, no, io me ne per fortuna che ne hai raccolti due. Io mi devo dare la 5. Allora, secondo me tu devi tornare a casa. 1, sì, sì. 2 e prendi 3, 4, 5. Sì, assolutamente sì. Bravo Luca, vedo che non sei inutile. Così, il prossimo turno io punto a metterci il cubotto sopra. No, perché sennò non può essere raccolto sicuramente. Vedi, no, vediamo come si organizza. Ricordiamoci di non cubettare. Vedi cosa ti... Allora, è che io ragazzi gli direi, torniamo a casa, scommettiamo tutto. No, io direi un'altra cosa. Fede, tu usa questo, dai questo a Luca e ti prendi il suo rosa. Così lui ha 3 dadi, può spostarsi, prendere e arrivare a casa. Come ultima cosa, il tuo rosa eventualmente. Aspetta. Allora, secondo me tu sei questo? Sì. Dovresti pensare di arrivare qua. Sì. Ah, ma tu hai chiamato rosa e blu. No, tu ti prendi il suo rosa e gli dai il tuo. È grigio, va bene. Scusate, per me è rosa. Chiamalo da due. No, è rosa. Ma non è rosa. Quindi, cioè, dovrei usare quello questo qua. Sì, usi quello e dai, provi a scambiare con Luca. Trena. Ce la puoi fare, ce la fai. Uno, no, scambiare due, non può. Ah no, non può. No, tu non sei quello. Tu non sei quello. Posso solo tornare a casa. Uno, due. No, c'è un po' di ossigeno, non vale la pena. No, aspetta, io ero qua. No. Eri qua. Uno, due. Puoi andare a casa. Però mica è uno spreco. Però a casa. O se no, al prossimo turno io teoricamente è vero. Con 3 dadi dovrei avere. Sì, dai, buono, mi piace. Luca, tu vai a casa. Io vado a casa. Torna a casa Alessi. Cioè,
Se tiro di merda con tre dadi, posso comunque tornare a casa. Se, ti, se invece vabbè, tiro decentemente, esatto. Accolgo. Siamo noi che siamo nella merda. Bernie, tu devi. Ti devo dare un ossigeno. Allora, io mi devo tornare. Secondo me devi darmi i tuoi due ossigeni. Sì. No, non posso. L'unica responsabilità è levarci dal cazzo e possibilmente mettere dei cubetti mentre ti levi dal cazzo. Sì. Cioè, io dico questo. La mia unica azione sarà spostarmi qua. Possibilmente, Bacca, non qua. Perché deve esserci per loro due la possibilità di mettersi a fianco per scambiarsi l'ossigeno. Perché? Sì, sì. Cioè, se qualcuno ha mangiato aglio, siamo fottuti. Aglio sulla luna. 4 è un tiro discreto. 1, 2, 3, 4. Metti cubo, ya. Sì, ci sta. 3, 4. Così poi io con anche facendo il minimo. Sì, tu sei salvo. Anche sei con. Sì, allora. No. Ah no, non lo metto. No, ci sta, ci sta. È lì, è giusto. 1, 2, 3, 4. Sì, sì, non posso fare altrimenti. Beh, ho pensato, metto il cubo dall'altra parte, lo metto dietro di me. Aspetta, tu devi dare fare devo fare almeno 3. Devo fare almeno 3. Oppure tiro questo che ha la certezza di fare 3. No, invece. No, col cazzo, vai, vai su quello. No, no! Sei! Sì! Uno. Grazie. 2. Tra l'altro tutti sprecati. No, beh, 3, 4, 5. No, eh sì, invece 4-5 lei arriva al traguardo, ragazzi. Sì, così Sara te ne torna a casa. Esatto, io sto lì. 1, 2. Sì, sì. Tu torni a casa. Può fare 3-1 quando ci sposteremo noi. Pesca. 1, 2, 3. Bernie. Adesso lei ha vinto, eh. No, però sei il rookie, minchia, se non puoi fare. No, sei mo. Ci siamo suicidati. No, c'è questo. Ma. No, e non, nessuno può dargli ossigeno adesso. Abbiamo perso. No. Abbiamo perso, merda. Abbiamo perso. Per un cubetto cazzo, di merda. Cazzo, scusa. Tu hai ossigeno da 3. Non può darmelo. Non puoi respirare. Non nessuno può stare adiacente a me. Non io puoi respirare, dai. Io. Abbiamo perso. L'unica cosa è se io non ho messo questo. Facciamo finta che non l'hai messo. Allora, abbiamo moralmente perso. Vediamo, però. Merda. Ma chi gli dà ossigeno? Io. Non puoi darmi. Io nessuno può. Abbiamo perso. E devi andare a qua e dargli. No, esatto. Abbiamo perso lo stesso. No, abbiamo perso lo stesso perché era l'unica cosa che non dovevo capire. È vero. Questa. Qualcuno poi può tornare. No, è vero. No, abbiamo perso per definizione. Non ha ossigeno. Non può. Ne ha uno solo. Non ci sono ossigeno. Non si può respirare. In abbiamo perso. Luca. Non posso. La smetti. Tu non sai giocare con le carte degli altri. Non si può. Fine. Abbiamo non si può. Era la situazione questa che si era creata era all'inizio. L'unica cosa che non doveva capitare, questa merda di carta, perché bastava questa e poi era a posto. Scusate, facciamo un esempio di cosa sarebbe andato. Abbiamo perso, chiaramente abbiamo perso, no, in qualsiasi modo. No, è inutile, perché sennò abbiamo visto. Aspetta. Pesco, e pesco con... esatto. E avresti pescato. Poi. Esatto. Consideriamo, no, vediamo se sarebbe andato. What if? Sliding doors. Ma no, così abbiamo vinto per definizione. Non, vai, è, detto, non è detto. Abbiamo appena appurato che vai, può accadere la qualunque in un. Sara torna a casa. Mi hai abbattuto, grazie. Sara. Sara torna a casa, semplice e facile. Ciao, Sara. È andata. Tocca a me. Io so. No, tornavo indietro a prendere. Ma vaffanculo. Sei. Minchia. E torni a casa pure te. Tu devi tornare a casa. Torna a casa e tu torni nelle schifosissime mani di Fede. E tira 3 dadi. Prendo, ci metto pure questo. Vai, metti il tondino. Che cazzo. Abbiamo vinto, così abbiamo vinto. Che cazzo. E poi, Bacca. 2. Che non... Che matematicamente non rientra. Rientra. Matematicamente 3. 1. E via. Perché super. Mosso il mio comunque. Tu eri... Vabbè, so. Chiedo venia. Ancora meglio. Esatto. Teoricamente se perdi fatto più uno, ok. Cazzo ragazzi, abbiamo perso di una carta. Allora aspetta, è una vittoria morale. Sedetevi. È una vittoria morale. No, perché non è corretto che ce ne siano due subito e attaccate una all'altra. Guarda Sara che merda mi hai dato, guarda che merda. Guarda che aspetta merda. Aspetta un secondo, l'ultima presa, chi è che l'ha presa? Io l'ho presa io. Che cos'era? Era vittoriosa, era quindi non avremmo vinto senza avere la presa perché era l'ultima di 7. Sì. Quindi... Hai perso la scommessa. Ho perso la scommessa. Eh sì, avremmo vinto perdendo quella scommessa. Abbiamo perso con quella scommessa. Bernie, ho preso solo merda io. Sì, questa qua era la tua merda. No, allora, poteva fare Bernie doppio uno con l'ultimo movimento. Potevo io fare un tiro di merda andando, avremmo perso la scommessa. Ok, allora passiamo alle considerazioni finali. Abbiamo perso per una carta, oggettivamente.
Allora, ok, considerazioni finali. Ragazzi, che bellissimo. Bellissimo gioco. Ha un problema di alpha player terribile, nel senso non che però, trovo, sì. Sincero... Chi è stato l'alpha player? Dipende... Siamo noi bravi? Dipende dal gruppo. No, questo... no, Luca, secondo me no, perché tu e lui siete due alpha player, porca miseria se lo siete... Però in questo gioco siamo, anche se dicevate le cose, no sto cavolo, io faccio quello che voglio. Io ho percepito molto lo spazio di ogni singolo giocatore, io magari sono stato un po' tranquillo, silenzioso, però perché mi devo avere tante si strategie. Si apre tanto però... all'alpha player questo gioco, è uno dei suoi, è uno, scusate, sto dicendo i difetti, uno dei suoi pochi difetti è che si apre l'alpha player. Sì, ma questo contento, è, questo vale per qualsiasi cooperativo, sì, cooperativo. Non è un cooperativo che non lo predilige. Però per essere un cooperativo, l'alpha player non è così predominante come in altri. Sai perché? Perché è molto semplice. E quindi anche chi magari è un po' meno alpha player gli viene già subito in mente cosa può fare, abbastanza ottimizzato, quindi gli altri non. Allora, secondo me può creare il problema dell'omega player, cioè quello che rimane in disparte. E invece piuttosto che là, cioè tutti alpha tranne uno, piuttosto che un alpha. Ma l'omega player, ma qua fanculo che hai tirato fuori. Comunque siamo ai, siamo l'alpha e l'omega. Siamo all'angolo, di Luca. Comunque, allora, graficamente non ha nulla questo gioco, ma è precisamente chiaro ed elegante, esatto, nel suo essere minimale. Mi sarebbe piaciuto, giusto, su queste carte qua, gliela fai vedere, che ci fosse, ma stilizzato come gli altri, una piccola grafichina. Edizione deluxe del Kickstarter, ogni carta ha una roba, un'immagine, e siccome è coreano è un'immagine simil-manga. Okay. Ecco, questo me invece un po' troppo, piace, perché toglie il minimalismo. Pulito, comunque minimale, però leggermente poi, differenziato. I cubotti non mi piace troppo che li abbiano chiamati rotte, non riesco non a... fa la scorciatoia. Certo. Esatto. Però la scorciatoia fa venire in mente un attraversamento da un punto all'altro. È molto figo come meccaniche, ne ha pochissime, ma tutte queste sono molto fighe e ogni cosa è ben strutturata. Molto molto figo. È fottutamente aleatorio. E su questo ovviamente non si può fare niente perché si basa esclusivamente sui dadi. Quindi questo e sulle carte esplosive. Questo può essere una cosa che può frustrare tantissimo perché appunto sei tutto in mano a dadi. C'è anche da dire che nel momento in cui vedi che hai perso... Vero, assolutamente. Ma dico che può frustrare, però in realtà è così rapido il gioco che è così appunto puoi dire no ragazzi vabbè dadi ricominciamo, che in realtà il problema si toglie. Ho finito. Se fai tre tiri sfortunati, smadonni, e non puoi fare niente. Rifai la partita. Comunque è l'angolo di Sara. Sì, scusa. È bellissimo, farei ancora alcune partite. Cosa negativa? Una volta capito qual è il metodo più corretto per vincere, perderei la voglia di continuare a giocare perché si tratta solo di vedere se ti escono o meno le carte giuste, i risultati giusti sui dati. Però poi quella sì, è la tecnica. Effettivamente è una cosa buona da giocare ogni tanto. Ah, tra l'altro, perché così magari ti sei anche un pochettino dimenticato qual è la strategia per migliorare. In 5 il livello di difficoltà 9 ti impone di arrivare comunque sull'ultimo tratto. Sì, quindi, sì. Questo è bello. Devi prendere 9 supplier, non ti bastano le prime. Perché però arrivare sia 7. Non ho molto da dire. Bello e penso che sia anche utile da studiare queste meccaniche così semplici. È interessante. Fede? Allora, bello, elegante sì, perché effettivamente aveva tutta una serie di cose del sì, più avanti ci sono le cose che valgono di più, però più ti allontani, sì, puoi mettere facilmente le cose, però le finisci prima. Ogni cosa positiva aveva un suo controbilanciamento in maniera molto bilanciata e questo mi piaceva. L'unica cosa che avevo sentito che anche a Bacca dava leggermente fastidio, a me non dispiace i dadi, sì aleatorio, però i dadi è sempre divertente ed è una cosa che lo rende un minimo rigiocabile, perché sennò veramente sarebbero sempre le stesse mosse tutte le volte. La cosa che non mi fa impazzire è la tempesta magnetica, non lo so, a me non fa impazzire il fatto che si può rimiscare ed è la prima carta. Questo è più o meno pandemic. Quello è un
spiro più frustrante di quanto forse vorrei, perché l'allenatore di dati faccio 3-1 sti cazzi. Però toglierebbe e il problema l'ansia. Il problema è che sui dadi magari ti perdi una mossa, perdi una cosa in più, qualcuno può aiutarti. Magari il problema è che sulla cosa di ossigeno te lo devi fare per forza, non è una è un push your luck, ma che in realtà in molti casi devi farlo per forza, non è una scelta, è necessità. E può incularti a prescindere. Scusate, poi sì, l'avevo detto, piace. Certo. Può andarti molto male a prescindere, e quello forse era leggermente l'unica cosa che ho sentito frustrante, e non che fosse parte del gioco, fosse parte della scommessa. Per il resto mi è piaciuto, quella è stata l'unica cosa che mi ha dato fastidio. Forse bisognava fare una roba tipo che una quella carta la raccogli di tipo una bombola vuota, una bombola rotta, ti riempi l'equipaggiamento, quindi la devi poi buttare, te la devi liberare. Avrebbe, poi continuare a pescare. Avrebbe dato senso. Mi riempi il mio magazzino. Stato poco, forse, però. Forse diventa no, dipende se ne aggiungi uno spazio. Dipende se ne aggiungevi. E magari non la puoi droppare. E poi magari non la puoi droppare, perché puoi droppare solo le risorse. Oddio, no? In realtà, secondo me sarebbe stata una cosa, perché non abbiamo mai usato l'azione di drop. Esatto. Nel senso, drop di un oggetto per terra, non l'abbiamo mai usato in due. Perché parti. Non ha senso, poi devi pagare 3. L'unica che ha senso è l'ispettrice. Perché guarda, fa, ok, è una merda, butto via per la cosa. Forse non eravamo morti, forse potevi droppare qualcosa per farti spazio. Per farti respirare. Ma io non avevo problemi di spazio. Tu non avevi spazio perché nessuno doveva darti aria. Tu avevi oggetti, potevi droppare qualcosa per far spazio. No, 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 fermi. Nessuno poteva dargli l'ossigeno lo stesso. Il problema di Bernie è che non aveva... Il problema è che non aveva uno spazio di fianco a lui, non che non... No, è che anche ad avere lo spazio, ragazzi, io rimanevo senza ossigeno. Nessuno di noi aveva l'ossigeno quando iniziava il proprio turno. È vero. Serviva almeno un ossigeno. Tu non ce l'avevi? No. Ne avevo due, tu eri già uscito. È riuscito e poi è toccato a Bernie. A tutti è rimasto uno. A me era rimasto uno. Sì. Io che dovevo pescare senza far esplodere, così che lei avesse la possibilità di ottenere un ossigeno. O lei se ne andasse via e basta, perché a quel punto poteva. Però secondo no, me no. Magari prima, magari in anticipo. E beh, va culo. No, okay, nel senso ci siamo dimenticati che droppando puoi crearti uno spazio. Vero. È una cosa che... Comunque, è veramente elegante sotto questi aspetti. Sì. No, era stato quello e... Grafica funzionale, sì, non è... Non lo prendi per la grafica. No, l'unico problema è che è un gioco... Però gli elementi sono carini. No, sì. L'unica cosa è che è un gioco con dei meriti, se lo vedessi da fuori, non mi interesserebbe. Quando invece merita. Non ha quella grafica che appante. Cioè, letteralmente, se mi dici sono una fiera e tra tutti i giochi devo decidere questo. Il tema è un se po'. Se lo vedo a un tavolo, non mi ci siedo il nemmeno. Il tema è un po' appiccicato. No, io un pelo appiccicato. Però poi mentre lo giochi. Ti convince. L'ansia che si lega bene al fatto del manca l'ossigeno, l'ansia perché siamo per. Funziona bene. Sì. Quella cosa funziona bene. Mentre lo spiegavo, ero proprio lì e dicevo, minchia, appiccicato da morire. Poi no, giocandolo. Capisci che l'ansia da ossigeno è l'ansia di finire le azioni, tutte funzionano bene, ti danno, rendono abbastanza bene la cosa. Però sì, anch'io probabilmente a vederlo giù, non so se l'avrei preso, mi avrebbe incuriosito il rover. E il rover invece è che non sia è per una due, merda! Che non sia per due giocatori. In realtà il rover ti ingolosisce quando giochi in 5 e devi arrivare a 9. Esatto. E allora dici, già che sono lì, se hai dei buoni tiri, ti conviene di brutto il rover. Sì, io l'avrei voluto a metà strada e che potessi scendere. Ponzi. Vabbè, allora. Ma le costazioni tipo. Non si può. Va bene. Bacca. La mia? Allora, grazie, sì, Bacca. Secondo me c'è bisogno di inserire. Volevo dire una cosa prima che mi ha interrotto. a proposito del non prenderlo in fiera, se l'avessi visto con la cosa messa giù con le tesserine, invece mi avrebbe incuriosito tantissimo. Vai pure. Ah sì, diciamo che hanno scelto di non avere una plancia perché sarebbe stato un gioco dell'oca pulitissimo, invece con le tile se la rigioca con originalità, in certo senso, non capita spesso di puoi pacchettare molto più facilmente. Se lo metti in quella scatola che è proprio comodo da avviare. Sì, secondo me avrebbe bisogno di ribilanciamento questo aspetto o della pesca delle carte o dei dadi, una delle due almeno ha bisogno, perché altrimenti l'alea può essere veramente frustrante, perché tu puoi trovarti o dei tiri sfortunati che puoi provare, cioè, ok, allora, la base di questo gioco è bullismo, ha detto che l'ale può essere l'alea,
Tu hai bisogno... Non è bullismo, cioè, King. Vabbè. Allora, la cosa è questa. Tu cerchi di fare il meglio con quello che hai. Quindi questo difetto con i dadi non si sente così tanto. Con le carte invece sì. Con le carte non puoi fare niente. Se ti va male, tu perdi a tavolino. E questo è un problema. Non ho percepito... A tavolino. Gli altri dovrebbero avere altro ossigeno da darti posizionando vicino a te. Solo che non è difficile perdere a tavolino, cioè non è difficile arrivare al punto in cui non ho abbastanza dadi per fare niente, non ho abbastanza spazio, lo peschi alla fine però del tuo turno, rendi conto. Vero? Quindi. Però alla e fine quindi hai perso, non perdi altro tempo per arrivare alla fine. No, ok, però è che prendi l'ossigeno esattamente alla fine del turno, cioè, e quindi non puoi più fare nient'altro, non puoi droppare un oggetto a fianco per dire anche lì ho finito, anche lì ho finito l'ossigeno, faccio un tiro della Madonna. Non me ne faccio niente perché devo sprecare le azioni per andare a respirare. Ah, gli manca. Magari, che ne so, il dado che ha 1-1, 2-2-3-3 potrebbe avere 3-3-2-2-1 e qualcos'altro. Allora, al posto di avere due io uni... metterei in mano solamente il mazzetto, devo dire. Personalmente, l'unica cosa frustrante, effettivamente, è che se ti capitano due di fila dici minchia, raga, proprio già andata di merda. Ed è stato così, tra l'altro. Quindi un pochettino è effettivamente stato forse più che altro su quello. Allora, cioè, dire benefici come gioco, sì, allora rischiamo di diventare un po' stale, cioè un po' ripetitivo quando lo conosci troppo, però la seconda partita sta molto più funzionale perché anche se hai dei problemi col mazzetto, hai dei casini, ti è andata male, vai più veloce, sistemi a ragionare, non stai tanto a ragionare su un turno che magari poi ti va di merda perché... Sei più rapido, vai, sai i rischi che possono capitare e quindi la prima partita può essere molto più frustrante rispetto che una seconda e una terza. Scusa. Ah, però, altra cosa. Noi, nella seconda partita, per vincere, tra virgolette, a tavolino, abbiamo lavorato col contagocce. Siamo stati lì a fare, ok, se ci fermiamo qui, prendiamo tutto, vinciamo per forza. Ma cazzo fai a fare una partita con 9 risorse? Non le prendi tutte, devi scommettere. Devi sperare che... non mi piace dover sperare. Un conto è... un conto è tirare il dado. Se sei l'ispettore, puoi controllarle. Ok, però un conto è tirare il dado e usare al meglio quello che hai. Un conto è dover sperare di aver preso quelle mani. Quello non mi piace. Però a me invece sì, lo scommettere a me piace. Puoi anche fare un calcolo delle probabilità. Devi prenderne un tot per essere sicuro di averne un certo numero. Ok. Sai cosa farei io molto banalmente? All'inizio è un dubbio. Ma... E gli ultimi sono per forza vincenti. Non proprio che hai una probabilità più alta, proprio sai che quelli sono vincenti. Però in realtà la cosa dell'ispettore, secondo me, era una cosa. Beh, in realtà ci sta, se ti avanza una puntazione. No, non ti avanzano, quello è il problema. Anzi, a volte io l'ho dovuto sprecare, ho fatto delle mosse che magari. Anzi, io toglierei il ruolo dell'ispettore e lo metterei come potere normale. Come potere, semplicemente appunto per dire. Sì. Vuoi essere sicuro? Ok, ma 15 punti. Consumi azioni. Perché ci sono delle volte dove appunto dicevamo: ho un pulcino che mi avanzano due, ma non posso mettere nulla qua a fianco. Non ho nulla da dare. Ecco, avere un'azione in più. Magari su controllare quello che hai in cosa. E così rende più sensata l'azione del buttare giù la roba perché fai più spazio. Sai che non serve. Magari poi si sbilancia tutto. Però mi sarebbe piaciuta. Bernie, e poi chiudiamo, che siamo quasi 3 ore. Allora, avere due condizioni di sconfitta in questo caso non funziona, perché si sovrappongono. Cioè, se tu arrivi alla fine, poi devi controllare le tue risorse. Però si sovrappone. Faccio, io sono arrivato alla fine, no? Cioè, non è Panic in the Air, che è un competitivo, e quindi anche se uno perde, l'altro può vincere. In questo caso è tutti perdono. Quindi in realtà io sono d'accordo, molto d'accordo con Bacca. Secondo me uno dei più grossi problemi del gioco... È lui Bacca, sì. le bacche quando no dai continua. Com'è uno dei, alla fine l'unico vero problema è questo. Se ci fosse ad esempio, se già chi torna indietro li scopre quelli che ha preso, si potrebbero prendere tipo i primi, gli si danno tutti con le azioni uno che torna indietro, poi il turno dopo si vede com'è andata. Oppure è una cosa del potere dell'ispettore, ma in generale però per quello tutti... in realtà. Beh, io sì. Allora, se lo metti come potere e uno lo usa in media
3-4 volte a partita, vuol dire che 3-4 volte a partita devi dare fissa questa possibilità e quindi è inutile metterla come potere, cioè lo introduci, lo inserisci nella meccanica. È tradizione. No, sì, ma sto dicendo, a quel punto lo inserisci come meccanica automatica, se lo usano. Non è elegante dire lo puoi fare, se lo farai, certamente. Boh, Dio, in realtà, secondo me, in realtà è molto interessante. Spendi, lei ce l'aveva la partita prima, però aveva sempre le azioni contate per fare qualcosa di utile e... gli è capitato per caso di avere solamente una volta, avere un punto extra per vederlo. In questa invece, per esempio, ci è capitato molte volte di avere qualche punticino extra. E questo, sarebbe stato carino. Questo secondo me è dovuto anche al fatto che, abbiamo detto, stiamo nei primi due terzi della mappa, e probabilmente si può sistemare parecchio l'aleatorietà se i punti che non spendi li puoi conservare per il turno successivo. L'allero. Così lo tieni. Boh, mi piace. Ecco, sarebbe come flash point, tutto ciò che non usi in questo turno lo puoi dare. Qui potrebbe essere anziché tutto uno, cioè se ti avanza almeno un punto ne hai uno in più il turno dopo. Sai cosa fai poi? Fai che quando fai dei tiri buoni non devi fare praticamente niente, accumuli e hai un esubero di punti. No, perché comunque consumi ossigeno, quindi in realtà perdi tempo secondo me. Boh. Qualcos'altro? Non ti conviene. Bellissimo. Io l'ho preso guardando la copertina. Ma come? Non si gioca un libro dalla copertina. Poi in realtà... Lui sì. Lui prende, poi lo solleva, dammi qua un attimo. Ti è piaciuta la scatola verde? Fa, è un buon peso per una scatola così piccola. Esatto. No, in realtà l'ho preso a Essen due anni fa. Anche sapevo che esisteva Deep Sea Adventure, allora ho chiesto al coreano che c'era lo stand, che sono coreani, credo almeno, sembravano coreani. Razzismo velato. A quel coreano di aspetta, la società è in Giappone. No, appunto, tutti i giapponesi sono Sasaki. Tutti quelli della Russia sono tutti coreani. Bene, abbiamo detto la nostra cazzata quotidiana. E gli ho chiesto di spiegarmi. Cioè, ho detto, ma è come Deep Sea Adventure? Sì, è come, ma è cooperativo. E abbiamo perché qualcuno diceva che c'erano dei difettini di Deep Sea Adventure. Abbiamo sistemato qualche difettino. Deep Sea Adventure lo prendo. Competitivo? Sì. Oh no. E c'è in italiano, però. Buttiamo giù gli altri. E secondo me, dal punto di vista della semplicità, va benissimo. Perché sì. Metterci più cose poi lo rendi ancora più lungo, ancora più ragionato e quindi non giustifichi la scatolina. O comunque la secondo me il livello di complessità va bene così. Perfetto, direi che abbiamo dato tutti i nostri pareri, direi che siamo arrivati alla fine di questa live. Spero che vi sia piaciuta, fatecelo sapere come al solito con i commenti, iscrivetevi, tutte le cazzo cose che si fanno. Ovviamente ho detto due cazzi, vero? Può darsi. Sì, adesso un altro. Va bene. Madmat, Luca. Tete culo. Luca è un cooperativo, il resto di Luca. Uscite di nuova gang. Ci siamo comportati bene come cooperativi. Non c'era Friends. Non c'era Andrea. Però Sara era sulla buona via, eh? Cosa stai dicendo? Contestava tutti, si lamentava di tutti. Io non lo so. Dai, no, io vado avanti. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille per averci seguito. Bye. Ciao. Ciao, non abbiamo fatto il pollice. Ah, è vero! Pollicioni! Vabbè, il nostro parere tra negativo e positivo, come consideriamo il gioco? Positivo. 5 positivi, scusate, ce lo siamo dimenticati. Allora, non al Covid, non positivi al Covid. No!